gamba, una zampa dietro la schiena tua. Sì. Questa. Sì. Ciao ragazzi, ciao di Twitch. Ciao. Ciao, ciao di Twitch. Ciao di Twitch. Ma come cazzo? Ma dai, ma che è? Ma che fate? Che partivo male. Non c'ha voglia neanche di cominciarla questa. Già siamo pure su YouTube. A posto, siamo dappertutto. Buonasera. E niente. Assemblo i PC. Assemblo i PC. Stasera vado a Libre. Ma non stare, dovreste stare tutti a Lucca Comics. Se voi foste dei veri fan del gaming, di questa roba qua, perché state tutti a casa? Infatti. Stai a prendere il sole, sì. Ciao ragazzi, ben venerdì a tutti, ben fine settimana a tutti, ben ritrovati, che questo ci cade bene. Ben ritrovati ci cade bene. Allora, siamo pronti oggi per strabiliarvi gli occhi. Senti che termine, strabiliarvi gli occhi. E ne faccio parlare. È appena uscita una foto su Instagram che ci traeva in posa naturalmente pre-assemblaggio. Pre che mi fregavi gli occhiali. Poi appoggiati qua. Lo sai che tu assembli con gli occhiali? No, ci si vede, calcolo. No, sono neri. Allora, se raggiungiamo, siamo in 34. Se raggiungiamo 34 like, Stefano assembla con gli occhiali. No, 34 like, Stefano assembla il PC con gli occhiali. Ma io muori spazio. Stefano assembla il PC con gli occhiali. Allora, se facciamo. A 34 like, però la roba 34 like non è fino a domani, dovete sbrigare da lì circa 20 secondi. Ma io li spacco, ma scusa, ma li posso spaccare in live? No. Ragazzi, 34 like, Stefano assembla con gli occhiali. Ma è troppo 34 facile. E 1. Ma poi tra l'altro. 34 e 2. No, non gli interessa poi. Non gli è arrivata. Ma quanto delay c'è? Tanto. 43 like, Stefano assembla con gli occhiali. Arialzo, via. È 27 con una botta, sono arrivati intanto. Allora, 27, oh, regà, 40, non cioè, so, non sto mettetelo leggendo. Pure col cellulare. Allora, la live di ieri te pozzino a sciaccatte, come si dice. Ma non ho fatto niente io. Allora, se raggiungete 50 like, Fabio assembla con gli occhiali. Race, questa sera, rilancio. Allora, qua sono io che ho detto le regole, non è che tu puoi arrivare e spari la tua così e vai. Allora. Va bene, facciamo, assemblo io. No. A 100 like assemblo io. Ecco, sono 40 volte impossibile. Spara alto. E invece. Allora, tanto lo so che like voglio... dove YouTube? Aspetta, sì, aspetta. L'assemblaggio che faccio io è più ricercato, è più di nicchia, si vede meno spesso, quindi vedendosi meno spesso diventa più d'elite. Tu sì, alla fine. Vabbè, ma te sei come se vai a mangiare al ristorante, vai a mangiare, sai, no, la cosa quella gourmet. No, poi mangia sempre, solo vai pizza e birra. Ma devi una pizza e mortazza. Tu sei pizza e birra. Pizza e birra. Io sono più. Oh, dai. Attenzione, abbiamo Giuseppe Caggiano, grandi, è il mio primo live con voi. E già parli mia. Già parli è il come mio primo Stefano. Live con voi. E lui ha studiato prima, si è preparato prima. Allora, la live di ieri, ragazzi, parliamo un attimo della live di ieri. Spendiamo due minuti per parlare della live di ieri. Che praticamente da mezzogiorno il nostro PC, il nostro cervellone qui presente, ha autoimpostato una live a non mezzogiorno. C'ero Marco, io ieri stavo dalle Leroy Merlin. Lascia fare. Una live a mezzogiorno, da mezzogiorno questi poracci stanno aspettando. Ieri sera Alessio Fiorentini, qui presente, mi scrive su Telegram. Mi fa, Aste, ma vi siete sbagliati? Io faccio, de che? No, sul de che dovevi capire subito. Sul de che dice no, che qui stiamo aspettando la live. Ma quale live? Sono andato a vedere, c'erano 16 persone in attesa che si iscrivono tra di loro, che dicevano ma me sa che se sono sbagliati, ma de qua, ma de su, ma de giù. E mi sono messo un po' a parlare con loro in chat dicendo scusate ragazzi, perché ieri non potevo startare, quando me l'hai scritto stavo su al Tesla, non potevo startare una mini live per entrare in quella e salutarvi, insomma, facevo tipo il discorso del presidente, no? Buonasera signori, questa sera non faremo la... cioè tipo così, sarebbe stato bellissimo. E vi avevi detto che niente, era andata male, niente, sarà... Grazie Gianfranco, mi fa piacere vedere che hai fiducia nelle mie capacità. Magari andiamo anche all'orario di... oltre l'orario di chiusura, ma sicuramente viene fatto come si deve e su questo non puoi dire nulla. Vabbè,
guarda il mio talento col cacciavite, guarda, guarda abilità. Allora ragazzi, attenzione anche Enea Toluzzo, che abbiamo qui. Complimenti ragazzi, prima live pure per me, benvenuto in nel girone della droga delle live. Questa qui sarà purtroppo una cosa che ti porterà ad avere una dipendenza, quindi comunque... Anche che famo sempre le stesse cose, cioè sono andato a vedere il titolo su Twitch, era lo stesso dell'ultima 7, volta 7, no, 87k, 1080, 16g e 16g. Allora, ciao amico gamer, ciao Francesco Pollina, quel dir si voglia, che ormai è diventato nostro moderatore della chat. Per fortuna siete tutti bravi ed educati, quindi nessuno spamma, nessuno comunque sia usa parole inutilizzabili su una chat, andare anche per evitare di andare a finire in modalità con restrizioni. Però sei vestito con le strisciette rosse, questa cosa ci potrebbe, è poco rosso, ci allora, potrebbe penalizzare la scala dell'MSI, no, quella MSI restricted, se è scritta così questa. Allora, alle 8 c'è più gente che alle 6, consigliere una bella live notturna, è vero, io vi sento il lavoro, bravissimo Gerardo Sardina, che lavoro fai, dici, perché per stare rubato lo stipendio in questo Gerardo modo Sardina, Sardino, Sardina, o Sardina, che dovrebbe essere anche questo. È sardina o sardina? Grande Fabio, per assemblare bene ci vuole tempo. Ragazzi, il talento del fenomeno si vede assemblare bene, ma con la non metà del tempo. Non a caso, uno dei nostri video più visti è assemblare un PC da gaming da 1500 euro in meno di 30 minuti. Che a voi questo vi piace, vi piacciono le cose fatte così. Ah, è meglio di Roma, eri tu che hai comprato la GTX 580. Ti è già arrivata? Che velocità, ragazzi. Che alimentatore vi consigliate? Va benissimo pure un 550 watt. No, sta tranquilla, 580 cuccia, bello. Beh, un VP550, quello c'ha 40 ampere, tutto dicevo. Certo. Tranquillamente, ce la fai tranquillamente. Blink ha testato il 1070 DS con i suoi bench sulla 1080. Ragazzi, è come vi avevo detto io, me l'ha detto lui oggi di questo bench che ha fatto Blink. L'ho dovuto riconoscere, avete visto il nostro vlog sulle 1070 Ti quando ancora nessuno ce l'aveva in mano, ognuno ha fatto la sua previsione e c'è da dire che ci ha indovinato Stefano, cioè... Che hanno fatto? Veramente hanno fatto una scheda per chi vuole overclockare pronta proprio per essere spinta. Però nessuno, o almeno io non mi aspettavo che comunque overclockata neanche di troppo superasse la 1080. E invece, come avevo detto io, facevano frequenze stock con dissipatori diversi per poi consentire appunto alla scheda quella meglio carrozzata, certo, di arrivare a frequenze. Certo, una cosa che potremmo fare appena ci arrivano, potremmo prendere l'aero, l'armor e la gaming e vedere quanto si spara flash l'una con l'altra. È regolare, sicuramente lo faremo, come ci arriveranno, che ci arriveranno a breve, le stiamo aspettando per lunedì/martedì. Lunedì ci arrivano le armor e le gaming, per l'aero ancora qualche giorno. Enea ti manda dei ringraziamenti in modalità, diciamo, come si dice, indifferita. Vabbè, praticamente dice che ormai gente possiede, non a caso io faccio pochi video, ma quei pochi che faccio lascio credo, e ci manca, è come una volta che prepari una cena a tua moglie, per prepararla ci metterai 6 giorni, tua moglie ti fa mangiare le stesse cose, poi è un po' nato moglie a dire cucino meglio io che te, certo, cioè, ma hai alzato tutta la cucina, ti sei preso tutti i fornelli, hai sporcato tutto per farmi una cena single, eh? Ma perché è così che si fa? Assemblo meglio, ma che vuol dire assemblo meglio? Ma è così, tu devi guardare così, butta in caccia, butta in caccia. Allora ragazzi, siamo 72 spettatori, abbiamo soltanto 52 like, questa Dario, cosa porca miseria, io ti giuro lo vorrei toccare un cavolo di Ryzen, non ce li chiedo, non sono ce li chiedo, io ne vorrei vendere uno, però non ci riesco. È entrato un signore ieri con un Ryzen 7 1700 senza dissipatore, ma senti, mi serve un dissipatore per questo. Sono andato a vedere, comunque sia, dei 10-12 dissipatori che abbiamo, più della metà non ci hanno la grip per M4. Fa, ah, meno male che almeno ce l'hai, sei l'ottavo negozio in cui vado a Roma, non ce n'è uno. Cioè, possibile, non si trova una grip per M4. Pensate quanto sono diffusi questi nuovi progressori. Su Roma sicuramente la stanno conquistando. Diffusissimi. Niente, stavo cercando di vedere qua, non riesco a vedere con occhiali, manco la cosa. Da quanto tempo? Roberto Celletti, poi abbiamo, quello di prima era il cuoco, quello in Aspetta, Francia. Aspetta, amico gamer, se la differenza è minima. No, cioè, devi vedere questa cosa. Tu ti stai basando ovviamente sul prezzo di listino. Io ti dico noi, cioè la differenza di prezzo che c'è tra la 1070 Ti e la 1080 non è minima, è all'incirca di 180 euro al listino ufficiale. Questo poi vuol dire che quelli che fanno i magheggetti su internet li troverete, come trovate la 1080 a meno, troverete anche la 1070 Ti a meno. Sta a voi scegliere se comprarlo o no. Io vi parlo di listino ufficiale, ci sono più di 150 euro di differenza tra le due schede. Neh. 150 euro, avevi Afterburner, fai due click, risparmiamo una piotta e mezza, io non lo so, fai tu. Capisci. Diciamo che la 1080, sicuramente vi spiego io brevemente come è andata la questione, che tanto è così.
loro si sono resi conto che sta 1070 Ti spingeva troppo, allora hanno detto: qua se gliela facciamo per croccare, facciamo la figura barbina, che abbiamo fatto uscire una scheda che costa meno di un'altra e va di più. Quindi che facciamo? La diamo da un croccata, così la gente non lo sa, non la overclocka, poi chi vuole se la spinge, chi non vuole no. E c'è da dire che l'alternativa, se no era come aveva detto Stefano, è far sparire la 1080, perché nel momento in cui c'hai una scheda che va come la 1080, facendola uscire di, con overclock, e poi costa 150 euro in meno, chi la compra più sta 1080, quindi per salvaguardarla hanno dovuto fare così. Questa sempre è la mia opinione personale. Sì, è vero. Allora Dario, sì, faremo dei bench non appena ci arrivano la prossima settimana, quindi cercheremo di registrare il più velocemente possibile questi bench per, anche per le tre tipologie di schede che arrivano sul mercato, quindi che stanno entrando nel mercato, che sono almeno per quanto riguarda MSI, la gaming, che è quella più spinta col distributore, questo qui più in Frozer, poi esce la versione Aero e la versione Armor, che è quella col distributore bianco sempre a due pali, la versione invece Aero Aero è quella con, sembra la Founder, tutta nera con una ventola simula, quindi il dissipatore diciamo quello più stock. Ok, quindi cercheremo di fare. Allora, radiale, no. Allora ragazzi, la domanda è un 6700K, non overclockato, arriva a 93 gradi con il 70% del carico. Ho provato tre dissipatori ma niente, cosa mi consigliate? Cioè, o è montato male, o metti male la pasta, o c'è il processore fallato. C'è il processore fallato, bravo, quello là. Oppure c'è, tipo, che ne so, sovralimentazione da parte dell'alimentatore. Se mi dici che c'hai un alimentatore tipo Enermax o altre marche similari, insomma, controllare, magari invece che 12 volte ne manda 15, te lo spiamma. Perfetto, Enermax, così. Scusa Ste, ma mi riferivo se farete un giorno un assemblaggio Riser. Ah, ma allora, vacca miseria, lo faremo sicuramente non appena il nostro bellissimo Andrea Guarnieri, che dice se ce lo regali, come ci ordina il Ryzen, che lui è un fanboy sfegatatissimo, io lo monteremo e faremo comunque dei test bench. Comunque no ragazzi, a parte gli scherzi, non appena ci capita di fare un assemblaggio che ce lo richiedono, non è che noi li proiettiamo verso Intel, di fatto quelli che entrano qui, che principalmente sono gamers, quindi vogliono PC da gaming ancora, sì. Secondo me qualcuno se lo beccano, sai perché? Comunque novembre, apparentemente non so, per voi non è che cambiate il processore ogni giorno, però gli 8700, gli 8700K ragazzi non si trovano, nessuno compra la serie 7000 adesso, apparentemente c'è un buco di un mese, cioè i prossimi Intel ha detto che si consegnano a dicembre, quindi a novembre chi se fa un PC da gaming o se lo fa con Ryzen 1000 euro, chi lo vuole 1000 euro solo per voi, adesso lo spediamo subito, questo lo stiamo assemblando adesso, cioè questo processore ce l'abbiamo qua da tipo 15 giorni. Adesso se questo lo mettessimo in vendita su eBay a 699 lo venderemmo, sì. Purtroppo questo era stato già venduto svariate settimane fa, perché il proprietario di questo PC ci aveva chiesto di averlo per i primi di dicembre, quindi ce l'abbiamo presa comoda, anzi no. Airtrix 91, c'è parcheggio in zona vostra? No, però in doppia fila davanti al negozio sì, quando senti suonare il clacson vuol dire che viene a spostare la macchina. Una 750 per giocare potresti cambiarla, l'ICA, potresti anche cambiare una 750, andrebbe bene già una 960, potresti insomma, una 1060. Se hai usato il ditone seguendo la regola di Stefano non è la pasta. Proprio. Esatto. Quindi se passi a una 1060, poveri occhiali, ma noi quelli lì li spacchiamo, quelli sono occhiali di scena, come vedo quello di zucchero, quello che si spacca. E cronosoldi al momento Stefano, mannaggia la miseria Andrea, mannaggia, potresti farti un bel litro e magari andare un po' a risparmio. Penso anche io che sia fallato, ok, quello lì non l'abbiamo letto, non si sanno ancora i dettagli sulla Titan X, quella lì, no, ancora non si sa. 84 quello... versioni, 84 like, Stefano assembla con gli occhiali. Mo li spacco. Non si sanno ancora i dettagli su quella Titan X, quella facciamo che a 120 like ti metti gli occhiali, dove stai? Dove sto? Vabbè. 120 è il numero. Vabbè, ci posso stare. Spero che non succeda mentre sto avvitando il dissipatore lì sulla CPU. Grande, ma poi con il DGS com'è andata? DSG? DGS? Che cos'è? La macchina tua? No, il DSG magari. Allora, Tony Stark con gli occhiali, è vero. La 970 com'è? Un po' vecchiotta ma ancora rende, dai, insomma, va bene. Cioè, se la consideri, se la stiamo a confrontare con una 750. Aspetta, rispondiamo pure su Twitch. Secondo voi ha senso mettere un 575 su una scalamare B250 al valore di 80-90 euro? Non so se ha senso, ma ve la chiedo. Beh, sì, ha senso, la cosa è se devi comprarli tutte e due, però aspetta. Siamo, usciranno le schede madri nuove, ma proprio adesso, quindi aspetta.
Ah, grande Nick Games non ci ha mai scritto, ma ci segue da quando abbiamo 1000 iscritti. Continuate così, grande Nick Games, ci fa piacere che ci sia. Ma ha detto questo, non c'era qualcuno. Io li seguo dall'inizio, io dal primo video. Io da prima che scissero. Io tutte e 31 le live mi sono visto. Mo fa una chiappa più grossa. Ciao Enzo, grande Enzo. Ricordati che hai detto a 100 like rassembli te. Quando l'ho detto? Prima. Siamo a 75 94 spettatori, ragazzi, sfondate il tasto di mi piace, perché almeno così lo facciamo lottare a Fabio che si insozza le manine. Non ho capito, cioè a 100 comincio a sembrare io, a 120 continuate con occhiali, però vabbè, a me già mi scarti le scatole, cioè, ma la prenderò molto comoda e cercherò di sbrigarmi per fastidio a 120. E pensa se ci arriva, magari abbiamo cappato il limite 100. 970 l'avevo prima della 1080 Ti, ti posso dire che non era male, vabbè, ha fatto un salto bello grande, però la 970 per chi viene da una 750 Ti, per dire, già è una a targa della macchina. Il DSG no, va bene, sembra che comunque sia, non mi ha dato più sintomi strani, speriamo che regge, perché deve reggere almeno altri 5-6 anni con la macchina. Sì, innamori male. Raven, vuoi aggiornarlo? Serie 7000, guarda, ti dico, in realtà anche la serie 6000 ancora si trova, cioè non aver paura, non è che esce la serie 8000 e i 7000 spariscono, almeno per un anno o due li trovi, cioè si trovano ancora i 4690K. Ah, vedi, mercato, quindi... Anselmo su Twitch ci dice, io vi seguo da prima che nascevate, retro. Per l'i3 4130 che GPU usata va bene, 750. Io basilare, no, ci potresti mettere pure una 960, ma una 1050? Una 1050, dai, 1050 Ti, se proprio, secondo me quello è l'equilibrio giusto. La 1080 Founder Edition, la vedete? No, ormai la Founder... Guarda, sti maledetti da 68 a 91, questi non hanno assemblato. Questi 99 non... spettatori, 91 like, dai ragazzi, sfondate il tasto, Fabio si prepara, tieni, guarda che cosa faccio. Poso l'iPhone X, tieni, ti passo questo. Attenzione, Lidl saluta, ogni giorno è speso bene, bravissimo. Raga, tenete qualche like perché da 100 ho messo 120. Like da 3 profili, guarda che balordo. Allora, ve lo dico subito. Ve lo dico prima che mi dovete aiutare. Allora, no. A me, fate al solo supposto. A me è venerdì sera. Domani c'ho pure un turno d'assistenza a Tesla. Me non me. Quindi famo così. Voi aiutate me, io aiuto voi. Io a 100 prendo il cacciavite. Comincio a scartare scatole con calma. Voi da 100 a 120, raga, deve essere una volata. Sì, deve essere un battito di ciglia. Deve essere proprio che io sto a prendere il cacciavite e 120, tieni ste. Tu ti rendi conto che 100 persone ci stanno guardando e sicuramente di queste 103, 104 persone nessuna ha ancora montato un 87K e tu stai tra questi 100. Non hai assemblato una serie 8 fino adesso. Cioè, ti rendi conto? Altri due like e passo. Due profili, grande Daniele Merz. Guarda, questo qualcuno ha tolto il dislike per mettere per like. Io ho messo segui, se volete posso toglierlo e rimetterlo, non conta. No, non conta. Anch'io due profili, Stefano. Ah no, Stefano mi chiede a me. Parla con o Stefano. Chiede a noi. Un aio ci sta su una mobbo con solo due prese da 4 pin? O lo devo collegare direttamente all'alimentatore perdendo la possibilità di regolarlo? Ho un Ryzen 1600 e non so quale prendere. No, sfrutta quelle sulla scheda madre, che sennò capirai che Horizon comunque gira bello alto, sennò dopo... Bartolo, quando vi, allora, quando vi riarriva? Ti rispondo io, purtroppo 99, i primi sono andati via subito perché... Metto io like, metto io 100! Metto io like, aspetta... Siamo passati da... Tutti cercano l'8.7, finiti gli 8.7, tra l'altro abbiamo due 8.7 non K in negozio, ci sono arrivati ieri sera, attenzione... Non posso mettere like. Non puoi like. Likearsi da solo, ma niente. Niente, 103, me lo capisco. 103, 100, però, ne mancano 17 che lo passi a me. Dai, aspetta, io muovo con molta calma. Anch'io ho due profili, Windows 95, come hai fatto? Non sei crashato quando hai fatto sta cosa con due profili? Allora, io vi seguo dal video del PC mostro che era di due episodi, uno dei primi, tutti muti. Attenzione, arriva lui, Roberto Celletti. Fatti col wifi. Grande ragazzi, adesso basta con i like, basta, stoppate i like e stoppa, perché almeno monta lui, aspetta, io non faccio niente. Qual è l'SSD? Guarda, è quello più grosso. Questo? Allora, sì, ma un corso rapido di bidone gliel'hai fatto? Mo vediamo se lui c'è il dito allenato come il mio. Io ormai c'ho il callo, cioè quello che riesce a piegarlo proprio in tutti i versi, anche al contrario, fa pure. Dai, guarda, faccio pure quello. Guarda. Bella, mi salutate, ciao Domenico Parenza. Mi sbrigo pure a aprire le scatole, guarda, voglio essere corretto. Io ci sono riuscito con Internet Explorer. Grande Anselmo.
Non mettete like, non mettete like. No, no, raga, chi è? Fabio l'iPhone X, eccolo qui. No, lo no, far vedere, non si può. Spoilerà, cioè, niente. Ce l'ho solo io e altre tre persone. No, non lo so, hai visto, avete visto il nuovo telefono che ha presentato Razer? Presentato un telefono mostruoso, ragazzi. Quella è una periferica da gioco portatile, ovviamente è una PSP, c'ha 8 giga di RAM. È una cosa essa. Stefano e Fabio, vi informo che Massimo Cavalli si è appena bevuto il caffè con la creatina dentro. Che vuol dire? Che vuol dire? Lo Iannello ci informa su queste cose. Le bombe e quindi il didone di Stefano le flessioni. Io riesco a fare. No, Robert, cioè no, questi sono corretti, hanno tolto. Guardali grande, ha tolto il like. Ma poi se... che ha tolto il like. Ragazzi, gli accorti sono accorti, allora ce l'avete con me. Grande, grande. Guglielmo Maverick, ciao Stefano, ciao Maverick, grandissimo. Ma ha senso 120 Hz su un telefono? Ci sono giochi che sfruttano questo refresh rate? Ma Reine, allora la tua domanda è interessante effettivamente. Però diciamo che ad oggi c'è un po' la sindrome del io ce l'ho più grosso, quindi comunque sia dire che hai uno schermo di un telefono a 120 ti fa fare più figo. L'erba del vicino è sempre più verde. Esatto. Nel tuo caso no, Stefano c'ha un giardino, ragazzi, se taglia l'erba con le forbicette, cioè, col taglia unghie va a fargliela. Onestamente vero. Io pure l'ho tolto, Alex e Ciobanu, che stanno togliendo. Ma quindi sicuramente andando avanti Raven usciranno dei giochi per chi vuole giocare con lo smartphone. Io personalmente lo trovo un passatempo, non come una periferica main da utilizzare per giocare. Però 120 sicuramente faranno delle cose, dei giochi che saranno supportati e comunque lì si noterà il vantaggio di avere. Mi piace di avere la sindrome del cielo più grosso, è vero. Allora, telefono stupendo, quello del Razer, sì, è bellissimo. Però secondo me pesa un po' troppo, scusa, 4 etti. Il vetro lo maneggio io, non vorrei che... Prego, non ti preoccupare. Sono degli aneddoti che voi non sapete. Ma non li saprete mai. Frate, sì. Oggi ti tocca mettere la pasta col ditone e Stefano fa la bella vita seduto. Ma grande Celletti, ti voglio bene. Attenzione, Massimo Cavalli dice meglio una bomba di creatina o una spruzzata di aminoacidi. Grazie, siete mitici. Massimo Cavalli, sei mitico tu, ti spediamo a casa il braccialetto autografato per assemblarti il tuo PC. Occhio ai raffreddamenti al liquido perché si potrebbero rompere. Lo venderete sto Razer? No, non vendiamo telefoni, quindi anche se è Razer non lo venderemo, anche perché comunque va a costare. Raga, 106, ma starà a fargli infami veramente. Stava a 110, poi quindi... insulta, ma deve avere un'estensione a me. Questi lo stanno a fatto, stanno sì. Tenendo. Lo so. In realtà sai perché loro vogliono che assembli io questa. Questa cosa un po' sì, mi sì, sì, però non me va, raga. Come si dice, va bene. Raga, 120 like, se mette occhiali e la famo finita. Te la stai a suonare e te la stai a cantare da solo, perché qui trovi. Stai attento, non far matto, che io potrei aprire le scatole molto lentamente. Ma guarda, li stanno a togliere. Cioè, raga, così fate un danno al canale. Non danneggiate il canale, mettetelo, non lo dovete togliere. Allora, per una fascia entry level è buona un i3-8100 o una 1050 Ti Strix? Sì, vabbè, Strix è indipendente la marca, però sì, comunque è una buona accostaglia. Cos'è una NZXT o sbaglio? Sì, è un S340 Elite White, quindi comunque un vero temperato. Dai, 130 e si vola! Attenzione, grande Massimo Cavalli che ci dà il grandissimo Martin Garrix. Farete sconti per il Black Friday col Cyber Monday? Allora ragazzi, in realtà se non lo sapete, sul nostro sito ci sono già parecchi prodotti in offerta. Abbiamo messo in offerta proprio per prepararci a questa cosa. Non è che faremo un solo per oggi, comprate, però stiamo mettendo prodotti in offerta. Invece di mettere mi piace, mettono i dislike. Guarda che balordi, siamo a 110 like. Guarda dislike, come. Dislike, me ne vado, chiudo la live. Allora, io ho visto che sono del muretto, sto a posto. Bravo Anselmo, tu stai del muretto, quindi non sei esente da questa cosa. Tranquillo Fabio, sto usando 5 account. Tu mi devi dire Audi, che cosa ci fai con 5 account di YouTube? Non lo devo dire. Tranquillo Fabio, a fine live si rimette il like. Bravo Stefano, mi sei piaciuto. Bravo, un applauso a Stefano. Te tocca montare sto computer, te dice Giuseppe Caggiano. Poi. Ma che sono tutti sti cadetti che sono? Tu gira. Se Stefano assemblasse così i PC, credo che avreste chiuso da un pezzo. Bravo Francesco Pollina, Pollino o Pollina? Bravissimo! Così come? Così, nel senso così male, così. Ma guarda, ce l'ho fatto pure il mucchio con la moneta, no? Che tu fai. Quando mi dici a me, ti sei preso tutto il tavolo. Fila. Oh, ma voi assemblate, smettere di scattare queste scatole, ti dice Alessio Fiorentini. Ma voi, siete se, voi seguiste, grandi, se voi seguiste, perché almeno parlo come siete. Se voi seguiste i video che ho fatto io, sapreste che a me piace aprire le scatole prima. Quindi a me chi me cura appresso?
Allora, anche facciamo... perché, raga, 118, io ancora non ho fatto niente. Raga, 119, vai, vai. Raga, 120, continua Stefano con occhiali. E non ho neanche messo una vita. Ma perché fatta, alla fine adesso te la giro... l'ho fatta anche stavolta. Te la giro invece, sai come te la giro? Te la giro da parte mia. Se so, alla fine se sono resi conto che stai a scartare troppo lento e in maniera così confusionale che hanno detto, raga, arriviamo a 120, così sollevamo di mezzo. 120 per levarci dalle scale. Guarda, io sono a continuare a togliere. Va bene, allora mi metto il... Guarda che delicatezza, Fabio, ti dicono. Guarda. Adesso dici... faccio una domanda. Su questa scheda madre, che è una 0370 Gaming Pro, ci può andare un 77K? E il primo che risponde correttamente vince nulla. 120, levati. Su questa scheda madre ci può andare un 7700K? Secondo voi una 0370 può ospitare... Ah Fabio, hai rotto proprio le scatole. Attenzione, Enzo, Puccio Enzo in the air. Facciamo rage quittare a Fabio i 5 meglio di 7. Dai, un pezzetto lo faccio io, dai. Mo' arriva Tony Stark. Dai, faccio metà CPU, se almeno sembra che faccio, poi dica montato un 8700K, dai. Te faccio sentire. Ma se io questo lo tocco, prendo della forza da lui, dalla CPU. Sì, è certo. Grande, grazie Enzo. Attenzione, no. Tutti no hanno detto. Attenzione, sconosciuto incognito risponde sì, ma secondo me l'ha fatto apposta. Questa era la domanda. Però la domanda era ambigua, sai perché? Che può montare. Sì, fisicamente, se tu lo prendi e ce lo metti. Infatti funziona anche per alcuni minuti. Solito, comunque me li metto a sede, stanno a 118. Allora, siamo a 118. 121, mi rialzo, attenzione. Ospitare sì, bravo Francesco Polli, Napolina o Polina, che dice ospitare sì, funzionare no. Bravissimo. Se voi andaste a mettere, grazie mille. Se voi andeste a mettere un... L'hai detto bene! No, e beh, me posso, cioè, so io da far personaggio, no? Perché Rino Banfi pensi che parlavo così. Sì. Cosa è per me? Allora, se voi andaste comunque quel dirsi voglia a mettere quel dirsi voglia, cioè, senti, ma lo devo mettere sotto lo shield o no? Se metti tutto shield è meglio, ce l'hai. A mettere un 7700K fisicamente, bravissimi tutti quanti, boom 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 boom, perché va a esplodere. Attenzione, grandissimo, la pasta termica sotto il processore non si arrabbia. Sotto. Era la notizia di un amico di mio padre che ha messo la pasta termica sotto il processore e ora non si avvia. C'è qualche modo per non distruggere il socket e risolvere? Non lo so, cioè penso di provare a mettere a mollo nell'alcol isopropilico o comunque nell'olio minerale, aspetta che si ammorbidi. Secondo me no, buttala, cioè, dai, una certa. Come mai sfegatati MSI? Non è che siamo sfegatati, principalmente ci troviamo bene con questo marchio. Normalmente come negozio abbracciamo un marchio anche per un discorso di marketing e quant'altro, e quindi comunque portiamo avanti questo. Poi non è che non vendiamo altri marchi, principalmente, però col fatto che diciamo che impronta così, raga, in soldoni spiccio è a prendi, se rompe no, ok, continua a venderla. MSI non si rompa, continua a vendere. Questo è detta proprio tra di noi, internos. 124 spettatori, 124 like. C'ho un dubbio. Come c'è un dubbio? C'è questo così e poi questo? No, quindi che ne hai capito. Questo sarà no, la vita di levati, mette dopo. Quel TM2. Prova con l'isopropilico, poi dopo un po' di benzina e poi accendino rapido. Scusa, non è molto intelligente, se cioè devo mettere questo, poi ci devo mettere questo, poi si abbassa tutto insieme. È certo, vai, non li deve entrare così. Quando metterete i codici per i sconti? C'hai ragione, lo sai che non è che l'abbiamo, non li vogliamo testato, fare, però, lo diciamo sempre e poi ci scordiamo sempre. No. Ma questo è Digital Gold, a che diavolo serve? No, l'hanno scritto fino all'esaurimento. PC del coach non si battono. Io ho aperto YouTube, ho messo mi piace da 6 account, grande Nacri 3112. Bravi romani, avete mai utilizzato le memorie Avexir? Sì, assolutamente, l'abbiamo utilizzate, sono pure carine. Vedi che problemi. Fabio non sa assemblare. Abbiamo avuto problemi di affidabilità e quindi abbiamo... Quando dice no, quelle cose, senti, al terzo kit che si rompe. Senti Enzetto che te dice, fai ai professionisti. Senti Enzo, allora.
Professore 87K, esatto. Il fatto stesso che io non abbia mai messo un M2C, io il problema non è che... Non l'ho mai messo, lo vendi o lo vendi, è uscito tre anni fa. Il problema è che io ne faccio pochi, quei pochi che faccio sono tutti tagliati i video, in realtà io non sono capace. Bene, molto Bella, ciao Ivan. Ah Fabio, sul serio te l'hanno detto? Lascia perde fa, siete... Oh, vedi che grandi, tutti lì, tutti sì, romani. Perché mo c'è sta idea, poi faccio i video, a Fabio è sempre meglio di Ma normale, no? Ti metto anche la scheramata dentro. Attenzione, mettiamo la mascherina prima al tesco. Allora, Fabio, rassegnati, tu sei la mente e in quanto mente non devi utilizzare gli arti. Veramente, cioè, tu... Ma che sei? Perché mi sono immaginato immobile su una sedia così, senza braccia. E ti fai così. Allora, Stefano ha il braccio e come tale deve spegnere l'altra parte. Grazie Francesco, hai visto, ha dato un po' di tempo a me. Come un po' al cerchio una botte. Adesso andiamo a mettere la mascherina all'interno del case. A un verso. Sì, guarda, a un verso. Dai. Cioè, ti zoomo. Ok, allora l'onestà sempre è prima di tutto, bravissimo. Allora io sto con Stefano perché mi ha accettato la richiesta amicizia su Steam. Fabio, come ti hanno già detto, sei la mente punto con l'H. Anselmo, chi sei? A me non mi hai fatto la richiesta numero uno perché io l'accetto tutte le richieste. Ma perché Steam stai zitto, numero uno. Numero due, ti ricordo che io mentre assemblavo già PC da gaming tu ancora venivi connetti sulla tua. Sì, vabbè, però questa storia ormai è antica, cioè pure quello lì, metti la cera, togli la cera, cioè quello lì alla fine è diventato meglio del maestro Wazzadana, capito? Cioè non puoi... Come Wazzadana? Wazzadana, ma che ne sai? Wazzadana Game, capito? Qua, chi conosce il mitico Albertone. Però pure io sono ordinato come Fabio a assemblare. Cioè tu veramente sei vabbè, mo lascia vedere senza che. E infatti è dai a Fabio e levate dal tavolo, perché lui non sa. La vostra gentilezza, innanzitutto io questa la volevo. Dai. Ma ce va, ma che stai? Scavalla. Dai, sì. La devi togliere e poi ce la rimetti. No. Sì, perché questo coso è grosso. No. Sì, è grosso, sì. Quello volevi di ignoranti. L'allievo che supera il maestro, bravissimo c'è Enzo. C'è andato. Allora, ciao raga, come la vedete con i vostri occhi che Fabio non sa assemblare? Comunque come va? Tutto bene, De Giovi, grazie anche a te. Tutto bene? Ok. Ma tu secondo me stai aggiungendo cose. No, no. Ma come devi chiamare su Steam? Ah, lui si chiama, non so, cioè Supremo con 3 underscore. Supremo con 3 underscore, quindi è Supremo. Già preso. Tu. Io invece Iron Geco. GKV. Ma io ce ne ho tanti già. Poi vatti a vedere il video per vedere il mio nickname scritto bene. Vai a vederti il video dove abbiamo testato l'Infinite. Per Vincenzo questo. L'Infinite e il monitor MSI, l'Optics, quello da 27. Quindi andatelo a vedere che lì ho loggato il mio account. Stefano, prendi in mano la situazione. Qui Fabio è partito, lascio fare. Io tanto mi diverto che faccio un po'. Sono pure sbagliate le viti. Non è che l'hai sbagliata a prendere, no? È andata pure una vite dietro. Porca mia. Ma poi guarda, la fortuna non mi sta assistendo. Però Fabio che sembra porta di like a 128. No, in realtà Francesco hanno provato a sfondare il tasto per dire oh, a 120 ha detto che se levava. E quindi sono che a 128. A 150 me levo. Allora, sono i Dimichita Stefano, quello con il logo MSI, ok. Sono chi? I Dimichi al Selmo, Sempre a 119 lodate. Cosa? Fabio, è bello sapere che sei circondato da amici. Ma mancano i viti. De che cosa? Sono quelle i viti. Ecco, non c'è vero. Quelle più fine. No. Che faccio? Lo spano? Se tanto mi dà tanto, con Davide che assembla arriveressimo almeno a 200 like con 100 spettatori. Esattamente. No, Fabio, purtroppo è tutta pura verità quella che esce dalla bocca di Stefano. Io sto soltanto leggendo. Ma io non ho capito una cosa. Ma Fabio, il PC ce l'ha a casa? Sì, ce l'ha. Se trovo Steam sul desktop, mando l'amicizia a Fabio. Marcello, ma allora, ma cosa mi combini? Mi devi tenere il desktop pulito, 4 icone devono starci. Ma quanto sta soffrendo Fabio? Tantissimo, sta proprio sudando male. Raga, il prezzo della configurazione trovi tutto in descrizione, carissimo. Allora, quelle là sono dure e queste non mi piacciono. Leon Drago ti dice, le bustine c'hanno i nomi, dai Fabio, un trone gli afa. Letto proprio come è stato scritto, bravo. Stai, scusami, per cloccare Nvidia GTX 1050 Ti, conviene? Sì, però dipende, cioè, che cosa, perché almeno 1050 Ti, che gli vuoi chiedere? Sì, però dipende che cosa.
mi pare il giusto, è il minimo. Cioè, se andessi, è tutto un andirivieni, no? Sì. ATX, bustina ATX, no, no, qui vado, spezzo una lancia in favore di Fabio, che sulle bustine delle ZX, no, non c'è scritto, ci scrivono tanto 632 screw hexagon, cioè tipo così, ma non c'è scritto ATX, quello lì lo fa l'Antec. Ma le linee sul case erano già inserite? I piedini sì, su alcuni case lo fanno, tipo quello del Master non li mette, ne mette due, gli altri li mette tu, ma quella è una scelta, cioè, sostanzialmente sono 30 secondi in più. Io avrei messo un processore serie 7 e una 1080 Ti. Ma no! Perché? No, sconosciuto! Assolutamente no! La serie 7, serie 7 è end of life, è finita. Serie 7, 7007, più di quello non va. Quindi no, cioè l'8 e 7 va molto meglio, va molto molto meglio, considerando che è una nuova generazione di processori, anche se poi avevo le styling, però 6 core, G-Thread, meglio quello è una 1080. Certo, il top sarebbe stato quello della 1080 Ti, però tutto non si muove, a quel punto preferisco la scheda grafica, tanto in ogni caso dopo 2 anni si cambia, la piattaforma un po' meno, perché se la compri già buona, tipo un i7, quando al momento dell'acquisto te la puoi tirare di più avanti nel corso degli anni. Te la puoi tirare. Te la puoi tirare. Te la, oh, c'è l'8 e 7. 31, la scheda madre te l'ho affidata, ciao, grazie. Ci ha messo solo mezza giornata, poi dice, 8, chiudemo che demo è chiuso. Allora ragazzi, siamo pronti, scaldate i motori. Eccoci qua, siamo in pista. Adesso tu, Ste, passa almeno le video. No, assolutamente no, guarda, no, il trick niente. Adesso io sai il trick va. Scusa, dove fa il trick? Guarda il trick. Guarda, ma devi romperti. Questo lo sai fa, questo? 360 si chiama questo. Però lo stesso facili i connetti. Esatto, esatto. Allora, siamo pronti ragazzi. Non vi leggerò più perché le leggerà lui. Almeno usi la capoccia. E io mi metto a montare. Allora, fammi vedere che hai fatto qua. Ho messo la scheda madre, ho messo i video, vai. Un po' di tempo mi mette due video. Oh, ho aperto le scatole in un nanosecondo e ho lasciato il tavolo più pulito. In un nanosecondo, va bene, ok. Allora, leva qua, metti qua. Mi consigliate SSD o l'M2 per un budget di 1500 con i 5? Sì, ma allora, anche quello M2 è un SSD. Tu vuoi sapere il 2.5 o l'M2? Sicuramente l'M2, dai, il 2.5 ormai, regà. Un applauso al nuovo che avanza. Basta, no? Bravo, infatti me lo faccio da solo, a me che ti scavalco, un applauso a me, nuovo che avanza. È il vecchio, sempre te, vai, certo. Continuiamo così. Allora, pure. Eccoci qua, andiamo a mettere queste bellissime Corsair Vanguard RGB LED, 3000 MHz. Questo è in inglese, in spagnolo? In spagnolo è... Andamos a mettere che due banchi di RAMs, 3000 MHz di Corsair RGB. Tutto questo. Qualis colores fanos? Todos color de mundos, questo te fanos. Allora, dove sta il taglio? Sei cacciarone, oh. Allora, dai. Scartiamo le nostre belle. Guarda già sulla scatola quanto è bella, vai. Sì, queste se le avete, tenetele perché adesso sono passate da... Se le aveste. Sì. Se le avete già, tenetevele perché tra 2 mesi, se andiamo avanti così, le rivenderete a 280 euro. Sì, queste costavano 99,90, adesso costano 220 euro queste RAM. Esatto. Ma che belle, eh? RGB, Venice RGB. Allora, per Fabio un nanosecondo corrisponde a un anno e 27. Ragazzi, se continuate così me ne vado, mi starà a far rosicare. Male, malissimo. Grandissimi, vi stimo ragazzi. Pensa che quando l'ho raccolto dalla strada. E certo, ragazzo, con cane abbandonato, era una canina l'ho trovato. Senti, vi posso preparare l'alimentatore? Prepara questo alimentatore. No, perché io a differenza tua almeno ti aiuto. Certo. Invece di mettere i bastoni tra le ruote. Certo. Se dovessi sbagliare. Si sa mai. Dovessi esplodere in vetro. Allora, possiamo dire che hai fatto secco un vetro temperato? No, non si può dire. Lo puoi dire, lo puoi no, dire. Non si può dire. Lo puoi dire, era il case, era il nostro, lo puoi dire. Entra bene. Stai tranquillo. Ma entra bene quasi. Uno che vi dice, cioè, era un vetro, cioè, tu immagini un S340, lui dice, lo inizio ad assemblare, a un certo punto arrivo, no, questa la devo raccontare. Arrivo, mi fa. La mattina mi fa, ti devo dare una brutta notizia. Che è successo? Se è sparito qualcosa, ma no, si è rotto, non ho rotto, attenzione, si è rotto un vetro di un case. Come è successo? Lui fa, no, perché stavo qua, lo stavo spostando,
mi è esploso tra le mani. Ma hai sbattuto qualcosa? No, mi è esploso tra le mani. Allora, adesso voi ditemi, cioè, chi di voi maneggia vetro, se è possibile che un pezzo di vetro che voi tenete in mano senza sbattere nulla esploda tra le mani. Queste sono quelle cazzate tipo l'autocombustione. No, non esiste. È vero, invece. Esiste, è successo così. Allora, triste storia di un tossico tolto la strada. Allora, ah, quindi Fabio ha trovato Stefano legato a un palo della luce in autogrill con dei cornetti tutto chiaro. No, lo stava dentro, li stava servendo i cornetti. Poi gli ho detto: vorresti diventare un assemblatore di PC? Certo, lui è venuto dentro, non lo immaginate tipo Gandalf. Ti piacerebbe cioè, fare. Lui ha fatto tipo di questo. Entro nella locanda, nella locanda e fa di questo. Tu ragazzo diventerai un grande assemblatore di PC. Vuoi seguirmi in questo mondo? Cioè, tipo, loro lo stava immaginando così. Lui è ancora più matto, ha detto così. Sì, io ho detto, vai, proviamo questa cosa. Da come la dici sembra che sei tipo il mondo delle fiabe, siamo usciti. Sì, di Mick e Anselmo, comunque sì. Sì, 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 con la S piccola però. Mi è esploso tra le mani, sì, Raven, dice, gli è esploso tra le mani. Adesso voi ditemi se lo potete difendere. Cioè, mi è esploso tra le mani, lui lo reggeva così. Pa! Poi mi fa, ho cercato anche se era rimasto registrato sui video della telecamera. Ma guarda caso non c'è. Fatevi due domande. No, servero temperatos. E invece il vetro temperatos è esploso in mille pesos. È imploso, come ha toccato l'angolo del pavimento. Ah, vedi, senza, prima era mia no, senza mai. Cadere. No, non ha toccato giù, come lo sto appoggiando, era to- se lui ha capito che lo stavi per poggiare, allora è esploso per salvaguardare. Ma tu non mi hai capito bene, io ho detto è esploso il nano. Non era in mano, era esploso in nano. Allora, torniamo a noi, ragazzi. La cavettazione che va nella parte frontale del case. Frontala? Frontala, la cavettazione, perché invece vedete, la andiamo a mettere così. Allora, ci abbiamo l'USB 3, l'HDMI o HD... Come si dice in inglese HDMI? HDMI. Mamma mia, mamma mia. È così, amica, l'ho fatta io la lingua. Allora, abbiamo l'audio frontale, l'USB 2. Questi li mandiamo qui sotto. O vedi, bisogna apportare la forza di umano a quella di Iron. Infatti non mi sono reso conto, non mi sono regolato, sono andato lì, l'ha presa. E non va bene, no? Fai così. Ah, ma se dovete buttarla, vieni a me. Poi l'USB 2 lo mandiamo di qua. Qui c'è questo affarino che eliminiamo subito. A me una volta è successo che ho trovato una bottiglia a terra e per romperla l'ho sbattuta tre volte sulle mattonelle. Sì, poi l'ho fatta rotolare e si è rotta. È il contrario, bravo. Se trovi veramente un punto di rottura giusto, esplode. Perché avete mai preso un uovo normale sopra e sotto, dalla punta al sotto e al sotto. È la brutto di culo. Dalla punta al sotto. Se voi applicate tutta la forza che avete e non riuscite a romperlo. Ce l'ho provato? Ma che senti, lo famo con un casino. No, non lo puoi far qua perché come non lo prendi nel punto perfetto esplode. Il problema è che poi tu stai a mettere forza e senti. Ma scommetti adesso a comprare le uova. È così. È vero, guarda, loro vi possono. Ve lo possono dire. Il braccialetto, dammi il braccialetto. Ah, poi bruciamo tutto. A me è palo, sono bagnato ragazzi, non so le estrinzioni che le stiamo dentro. Scusate un attimo, stavo al 2017, ancora stai 2.0? Sì, ci stanno ancora, sì. Ma alla fine non sono male, che davanti se devi mettere una cosa che non tanto non ci va più, cioè ti metto il mouse, ma che. Che cambia? Allora mettiamo intanto audio frontale, USB 2 qui sotto, 3720. Ti ho detto che te li sbrigà. Certo, mo mi sono messo a sede. Manco. Allora, USB 3, che queste passano da qua e vanno qui dentro, così. Facciamo entrare qui. A 200 like vado a comprare le uova, vai. Ma chi ha detto? Io. Ma perché? A 200 vado a comprare 6 uova. Ma sì. E poi proviamo una volta. E mettiamo una vaschetta sotto, mica siamo scemi. Ti posso dire che ci possiamo fare il contest questa cosa. Che schifo, siamo un mangio. Raga, 76 like e vado a comprare uova. Vabbè, oggi stiamo a fare proprio quelli da cattoni. Sì, a cattoni vabbè, proprio fino a lui. Si fa. I pulsanti di accensione, questi frontali, questi qua sotto.
guarda, a 200 like vado a comprare uova e a 1000 metto un PC sotto le uova. Aia, questa è tosta. Non ci arriverà mai. Per quello. Un 9,50 euro è ancora valido come SSD da prendere per un regalo. Per un regalo. Dipende quanto è la differenza dal 9,60. Che 9,50 se lo prendi nuovo è un po' datato, eh. Beh, 9,50 dai, ci sta. Date sempre al 119 e 340, no, ce lo abbiamo messo in offerta il bianco, che ci è rimasto solo il bianco. A quanto sta? 99. Ce n'è un altro? Ce abbiamo un altro? Sì. C'è l'ultimo che è rimasto, 99 euro. Chi più ne ha più ne metta. Via. Allora, messo i pulsanti di accensione frontali, adesso in questo momento possiamo andare a mettere. Sai che se metti le uova in microonde non succede nulla, ma non credo si cucini. Diventano lisse. Sodi. Abbassate un po' la musica. Abbassiamo un po' la musica. Bene, poi qua ci abbiamo raffreddamento a liquid. Fatto, vedi se va bene così. A sto punto mettete una padella sulla CPU e fatevi una frittata. Ma non lo so, cioè forse dovremmo provare con un padellino senza riscaldamento. Sì, però mi serve un AMD per farlo. FX 80. Chi è che ha da donare un FX 9350? Uno di quelli. Serve uno di quelli. Quelli sarebbe TDP 140. Se no, beh, lei è un Prescott, cioè tipo un Pentium 4. Pentium D solo. Pentium D ragazzi. Pentium D è il suo. Lo in descrizione è scritto Antec e DG. Ma chi è che fa le iscrizioni? È DG. Ah, il DGE sarebbe. È vero. È perché DG è. È il bravo, purtroppo Fabio ce l'ha queste cose. Era un po' troppo tecnico per te, scusami. E si vendica! Andiamo a Berlino, Fabio. Allora, vai così, dobbiamo mettere questo qui nella parte frontale. Ma che te frega, maltratta, allora questa la mettiamo, come la mettiamo con questa? Allora, grazie alla musica prendi un sample. No, il sample no, serve una cosa che scalda. Deve essere una cosa che scalda tanto. Sono usciti nuovi che hanno fatto bene, sennò qui se andavano avanti così chiudevano. Nel ZXT siamo molto impicciati, perché purtroppo tutti i modelli che girano sono un po' datati, non tanto esteticamente quanto nei contenuti, secondo me. L'S340 era l'unico che teneva sul mercato, però purtroppo con l'uscita dei nuovi. Abbiamo recensito, ma adesso vabbè, non è il caso di fare paragoni visto che il prezzo è totalmente diverso, però abbiamo recensito, mercoledì esce il video dei nuovi case che è Lunar 19 e Lunar 23 con le ventole RGB, di cui il Lunar 23 c'ha pure il vetro temperato, che ho subito tolto le mani di Stefano, questo mi sembra abbastanza ovvio. Dove sei? Ma c'era una bustina con le viti qua, mi serviva. C'era una bustina con le viti qua, mi serviva. Esatto, vabbè. Che ti manca? Mi servono le viti queste qui per fissare il raffreddamento. Ma ti servono quelle lunghe però? No, quelle corte, il radiatore davanti. Eccolo. Ok. Sta a fare tutto da solo, vabbè. Allora, vediamo se abbiamo domande intelligenti. Ragazzi, non lo so, certo pollina o pollina. Adesso che t'ho blastato si scherza, non si scherzava, Dai, sta maggiore. Io non riesco a mettere il powerline per il mio PC perché ho una presa con una ciabatta, se non riesco a portare l'Ethernet non devi attaccarlo sulla ciabatta, è semplice. Se, sì, un po'. Guarda, ti do questa dritta perché l'ho fatto, funziona. Se devi per forza mettere una ciabatta e non hai la presa, prendi una scatolina, vai dal ferramenta, ok, articoli di materiale elettrico, prendi una scatolina con una sola presa, fai uscire il filetto e glielo fai andare dentro, quindi praticamente crei un'altra presa a fianco a quella che già c'è, quindi la ciabatta la lasci dov'è, quella presa ci metti solo il power line. Ti assicuro che se fai un lavoro pulito così funziona correttamente. Cioè gli stai a spiegare come creare un'altra presa? Sì. Per power... Oh. Sì, per power line sì, ma perché creare un'altra presa? Perché il power line non va sulla ciabatta, lo so. Ignorante. E se lui c'ha una spina sola e lì ci deve mettere per forza una ciabatta perché c'ha 100 cose. Ma che può fare lavori di elettricità se magari non è capace? Se è capace magari non ci ha pensato, no? Mm-hmm. Vabbè, fallo solo se hai dimestichezza con l'elettricità, cioè, ovviamente stacca il quadro. L'hai svampato, signor.
Allora, ti dice Enzo, scusa, sbaglio o Fabio ha riacquisito la tua posizione originaria? Tra virgolette, scusa. Ho riacquisito? La tua posizione originaria. Questa è la mia posizione originaria. E me ne vanto. E tra virgolette l'ha scritto pure scusa, sai, per rientrare un po' nei ranghi. È il momento del didone. Beh, mi sembra che mentre assemblavo io c'erano 120 spettatori adesso. Ma perché quella è la cosa iniziale. Ma tu non dici guarda perché sei te che stava a assemblare, perché ero io che stavo in cabina di regia, ma lascia perdere. Quindi se io me ne vado tu fai di più, facciamo sta prova? No, ti rimetto a montare. No. Va bene, faccio tutto io ragazzi. Allora, adesso è il momento del didone, quindi andiamo deep con la cam, faccio tutto da solo, regia e quant'altro. Guardate come riesco a imbracciare la cam. E entriamo dentro. Dov'è? Entriamo dentro, andiamo allo spalmaggio. Vedete la morbidezza, lo spoon che crea questa Silver 5 che noi andiamo a mettere. Facciamo un movimento destra-sinistra ondeggiato anche con il corpo. E in questo momento poi andiamo su e giù e lo accarezziamo con poca pressione. In questo momento possiamo ottenere uno strato superficiale che è in grado di passare, di condurre una quantità tale di calore che ci consente poi, se voi supponete, overclockandolo, di arrivare, vedete come è lucido, vedete? Sembra che ho dato il cemento quando fate il massetto per i scalini, no? Quindi, ok, e questa possiamo tornare alla nostra posizione originale. Guardate, ecco qua. Bene. Poi, devo anche leggere, ma io devo anche leggere le domande e fare le risposte. Non ci sono più. Ah, non ci sono più, perfetto. Bene. Allora, il buon Fabio se n'è andato, quindi step deep. Chiedi se mi rivolgono e mi chiedono se per favore torno, forse torno. L'avete sentito, quindi comunque se volete potete anche reclamare Fabio che rientra. Ma siamo ancora sul canale informatica? No, adesso era un attimo il canale di cucina. Io mi avvito il waterblock intanto sopra la CPU, come vedete qui sto zoomando con... Lo rivolete Fabio in scena? Lo rivolete sì o no? Se non lo volete questo stacca e se ne va. Invece se lo rivolete questo rientra, almeno qualcosa fa. Dice, sai, leggo le domande, no? Bene. Ragazzi, rispondete a Micci, no, ok? Questa è disinformatica, bravissimo. Ma perché disinformatica? Io vi faccio vedere i migliori metodi. Sai che faccio? Dai, torna Fabio, ti dico. Mi metto qua e mi mangio i lupini. Ah, mangio i lupini, guarda un po'. A posto, vuoi che te li sbuccio? No. Per favore, torna fa. Ma sì, dai Fabio, per favore torna. Intanto sto qua. Ti ho anche mandato l'amicizia. No! Grande il culto del cocco. Attenzione, dai, almeno legge. Fate ritornare Fabio, vedi, ti stanno dal contentino, mentre dai, almeno legge. Aspetta, devo un attimo l'acqua. Vai a cambiare l'acqua ai lupini. Fabio, torna, questa camma aspetta a te. Allora, ha montato il waterblock sulla CPU, siamo pronti per collegare le ventole e poi andiamo a inserire inserire la scheda video. A chi piacciono i lupini? Perché non lo sapessi, i lupini sono questi. Fabio, torna e dopo vai a prendere le uova, forse. Le uova ho detto a 200 like, io non è che mo prendo esco a prendere le uova. È vero. Allora, questa config qui dentro vi posso dire, ragazzi, obiettivamente, ma dirà che io sono un po' di parte perché posseggo questo case, la versione non elite, ci sta veramente comoda. Manco Elite già. Non è uscito ancora. C'è una tristezza. Lo so. Ci sta veramente comoda. E poi posso dire che questo case si monta veramente bene. Questo ve lo posso garantire. Cioè fa parecchio spazio, ci dà modo di giostrarci al meglio. L'unica cosa che manca a questo case è sopra la possibilità di mettere il radiatore sopra da 2,40. Questo ve lo posso dire, gli manca. Allora, qui mi serve. Sì, Lorenzo, al momento non ce l'abbiamo, mi sembra che sta ancora caricato nel sito. E se le mandiamo dietro. Ma perché sono tornato io e ci sono 91 spettatori? Te lo sei chiesto. Dai, almeno Fabio, non fai il disoccupato, ti dicono. No. Sto in pausa pranzo io. Sta in pausa pranzo. Alle 6:30 di sera. Questo così. Anzi, allora, qual è la tua domanda, Raven? Aspetta, L'overclock con temperature accettabili crea problemi al PC e soprattutto come si fa a capire se il tuo overclock andrà a buon fine, bisogna fare dei test. Ti consiglio un prime 95x5-6 ore, sei sicuro che se non crasha va abbastanza non bene.
apri un programma tipo Core Temp, insomma, per le temperature, poi lanci Prime 95 e lo fai andare a stecca per 6 ore. E fai così. E l'uomo campa. Bene, messo il water block in posizione, siamo pronti. Sono buoni i lupini, è vero, è vero. Siamo pronti per andare a mettere? Sì, non male. L'alimentatores. Qua nell'alloggiamento. No, se ne compri tanto di metallo liquido puoi anche costruirci un... Ah, vabbè. Si prende in giro uno con l'altro. E il lupino sa traes lo spettatores. Veros. Allora, questa qui è la mascherina del case. La andiamo a mettere qui sull'alimentatore. Sai quanta gente che so fa ben fanno lo spettatore? Mamma mia, pure a me. Ecco, andiamo a mettere qua l'alimentatore e ci mettiamo una mascherina. Sì, vai, te l'ho sbucciato una prima mano. Grazie. Ma non so se è basta del mio, vuol dire due addio. Ma scusa, come tutti, come lupino. Ma devi comunque assaggiare il prodotto, no? La pasta termica è risaggiata, non sai se conduce o meno. È cancerogeno. Appunto. Telefono. Come risponde? Non lo so. Tanto io metto. Per fare lo spagnolo basta aggiungere l'S a qualsiasi parola. Exactos. Amigos. Allora, vabbè raga. Io vado, mi aspetta una dura sessione di gaming su Rainbow Six Siege. Bravo Enzuccio, ci troviamo alla prossima live. Ecco Fabio che viene richiamato al lavoro, al duro lavoro. Lupino e Silver 5, ragazzi. Arrosto con base sul letto di Silver 5. Allora, montato, ecco qua. Posso andare a mettere in posizione l'alimentatore, quindi mo io mi metto così, facciamo sbucare da questo lato, vai. Che me l'ho perso? Ah niente, lupino e Silver 5 è il menù della giornata, questi li facciamo uscire tutti da questo lato. Come vedete, siamo andati alla sagra del marrone e ci siamo scordati la GoPro a casa. È vero. Ma non penso che gli interessasse. Come no? Ma no, ma che ci fai? Di almeno che te sei magnato. Ah, vabbè, l'altro l'hanno visto. Siamo che ci segue su Instagram. Siamo partiti con, ovviamente, perché stiamo a dieta. Ti passo, vabbè, tipici salumi and co. 15 arrosticini politici a testa. Politici tagliati a mano, pesavano un chilo l'uno. Vabbè, dolci, caffè, massa caffè. Il giorno dopo siamo partiti con pizza bianca col prosciutto. Per colazione. Per colazione, perché di solito il dolce non esiste. Poi siamo mangiati pezzatino di cinghiale con le castagne. Buono, mele e castagne. Altri arrosticini, perché formaggio fritto. È giusto, no? Siamo stati leggerissimi. Ecco, veramente io abbiamo allontanato la live come concordato. Ehi, vai col telefono. Bravo, che a Roma dice di fusaglie, bravo. Fusaglie, bravissimo. I lupini o le fusaglie. Allora, qui abbiamo il retro del case. Il retro del case lo possiamo sistemare in codesto modo. Codesto modo, questo andiamo a prendere, no, questo è un cavo usato. Ci prendissimo. Prendissimo un cavo 12 volte fa CPU, mandiamo su, no? Poi, dopodiché, mandiamo su il 24 pin, questo qui. Questo lo inseriamo in questi comodi clip che ci sono. Los spezzatinos de singhialos. Questo facciamo così. Questo dobbiamo cercare di mandarlo qui dentro, insieme a questo, e richiudiamo. Questo lo mandiamo avanti. Poi se noi andiamo a girare, andessimo a girare solo case, abbiamo l'accesso qui al 24 pin che colleghiamo adesso, così, gli arrosticinis, giusto? Esatto, Stefano, riguardato la live vecchia, casuola, non si legge così, la live vecchia, casuola. Non ho capito Marcello, non ti ho capito. Allora questo qui è il 12 volte, voi non mi state a vedere, è il 12 volte per la CPU, questo lo mettiamo qui sopra. Poi abbiamo le lentole queste sopra e posteriori che le voglio collegare
Akis. Allora, non è modulare, che cosa? Non ho capito. Legis, che sarà di Diarosi Cinis. Lo spezzatino de cinghiales. De cinghialos. Sì, sto guardando la live vecchia. Quello non ho capito. Ho riguardato una live vecchia. Casuola non si legge così. Ma non casuola che cos'è? Quando l'ho letto casuola io? La cassuola. Ma non è un dentifricio con i principi attivi di revisione. Raga, ma che sta a scrivere? Non è modulare, a me piace un botto pizza e fighi, ma che c'entra? A che serve? Sì, pizza e fighi sì, però non è dietetico. Per niente. Le fusaglie sono dietetiche. Le fusaglie sì. Allora, questa sera è quella da mangiare. Se con i nuovi chesi modulari servono a poco. Ma questo giallo No, è vero che con i nuovi case ti aiuta anche se non hai un alimentatore non modulare, però... Se non hai un alimentatore non modulare, se invece non hai la lingua... Problema grosso. Se non hai un alimentatore non modulare, cioè vuol dire che hai un alimentatore modulare e quindi tutto finisce. Devi soltanto comprendere, leggere tra le righe quello che io ti dico. Ciao Ste, ciao Fa, scusa ma stavo al lavoro. No, Ste. Poi che mandi? Cioè, fai i lavori e mandi solo una foto. Ma che è sta storia? Ma non va bene, Ste. Andiamo, no? Eh sì, il corpo in 3 sta andando una bomba, ma chi ha visto? Ci ha fatto vedere solo che ha virato la scala madre, poi non si è più visto niente. E non va bene sta cosa, no? Non ci arriva. Mannaggia. Lo faccio. Non ci arriva. Ma so buoni i lupinis conditos con la pasta a termicas. Regularos maschios. Vabbè, un distillatore del genere ha una stima di durata di non più di 2 anni. Ma che stai a dire? Cioè, dai, zipa, ma sulla base di che cosa? Allora, questo tipo di distillatore a liquido campa almeno 6 anni. Non a caso alcuni sono garantiti 5, ma. Dove le leggete queste castronerie? Tranne quelle della Lepa durano di più. Vero? Mamma mia, proprio, poi io non facevo pure, questi già si pensano che è buono. Attenzione, Poli Napolino, Polina che si congratula con Cucciardi riguardo al P3 perché ha visto le foto su Telegram, e di questa è quella che io chiamo una community, leccarsi a vicenda, neanche l'ha vista. No, non è vero. Dice, bravissimo, ha fatto un ottimo lavoro con le foto. E lui dovrebbe dire, ma non ho messo le foto. E lì che... Ciao, Jacopo, ben arrivato. Manca solo l'impianto a liquido, Stefano. Quente che ha fatto, abitata la scheda madre. È montato l'impianto a liquido. No, Stefano Cucciardi, manca solo l'impianto a liquido. È come dire, no? Certo, ero buono pure io così, oh. Allora, questo mo li prendo. Ma da voi tutti che montano il MSM 1080, allora perché devi capire che noi in consegna, pronta consegna, abbiamo le 1080 di MSI. Poi se viene qualcuno e ci senti, io sono un fan delle VGA, a meno che non vieni con Gigabyte, se vieni con scarico Gigabyte dico compra dalla sua Amazon, però... Se vuoi una scheda video di una marca che non trattiamo, te la prendiamo. Non c'è problema. Esattamente. Poi se ci chiedono consigli, tipo, ok, voglio farmi, cioè, dovete capire questo. Da noi l'80% delle persone che viene non ha le idee chiare. Quindi comunque viene e dice, senti, io ho da spendere questa cifra. Che componenti mi consigli? A quel punto noi, con ovviamente indirizzando la vendita su quello che poi il cliente vuole, al contempo cerchiamo di fornire i pezzi che praticamente monteremo per casa nostra con quel budget. Tutto qua. Esatto. È per questo che più o meno alla fine sono sempre gli stessi, perché sono configurazioni testate e tutto. C'è pure da dire che raramente c'è... No, non raramente. Sono configurazioni che non danno problemi, quindi... Squadra che vince non si cambia. Bravo, bravissimo. Gli alimentatori andiamo su Antec perché comunque sia. Poi ovviamente trattiamo pure altri marchi, però c'è da dire, cioè, alimentatori questi ne monteremo 100 a trimestre, se ne rompe sì e no uno. L'incidenza è bassa. L'incidenza è bollicina, quindi... sapete chi produce, no? È allora che vi do. Quindi quello vai così. I case più o meno non dico che uno vai l'altro, ma ormai diciamo c'è roba di qualità un po' dappertutto.
per tutto ciò che è scheletro e scheramatere preferiamo MSI, processori preferiamo Intel, questo ormai si è capito, si è capito? Si è capito? Ah, quello perché? Fabio, a proposito di lavoro, io modero ma adesso mi serve un 87K per 1070 Ti per moderare, come datore di lavoro dovresti fornirmi il materiale. Tanto calcola che Stefano mi ha fatto una battuta del genere 4 anni fa, sta ancora aspettando i componenti, infatti ha visto che è un po' arretrato, c'è ancora il 67K e l'S340 non Elite e domanda di perché. Capito? Mi piace il dissipatore Only One Swiftek. Ma dove li inviano? Ma che marca è? Ma che spolverini, ma che adesso fa? Devo andare a Swiftek. Vai, apri tu. Guarda, antistatico, il panno antistatico della Swiftek è incredibile. Adesso non te lo apro. Se avete peli di cani, briciole, allora, Only One Kids. Vediamo. Aspetta, fermo. Ma che sta andando? No, dai, sembra fermo, tranquillo. Questa è una marca americana, quindi già parti avvantaggiato. Ah, okay. Poi, okay. Sono veramente dei semi... Però una volta che metti questo a sti prezzi, ma te lo fai da solo, no? Questo solo vorrei dire. Perché è carino, eh? Bello tutto. Non si può vedere. Oddio, ma che? No, raga, no. Se devi andare su una cosa del genere, fatelo da te. Ma sì, ma dai, ma è... Non comprate pecionate, eh? Non comprate pecionate, questo è lo slogan di Stefano. Sì. Non comprate, don't buy a pecionata. E via così. MSI Jacopo, dai, fai il bravo. Stefano, rivolgiamoci allora ai sindacati e facciamoci dare il materiale per lavorare. Bravo Francesco, così. Certo, perché la 1080 ti serve per visualizzare meglio i pixel del nickname di quello che devi bannare. Esatto. Non ci avevo pensato. Oh. Vedete che ottimo cable management che ti fa fare questo case? È buono il VS650? No. La fascia è... Prossima domanda. Se la scelta è tra quello e un cinese da 20 euro, è buono. Beh, grazie. E me fai finire. È giusto. Ti piace il cable management? Mo vieni a dire che ne fai. Mo adesso perché ci sto io e quindi se senti un attimo in soggezione hai dovuto fare il lavoretto come si deve. No, questa era per fare che mande lavorare sostanzialmente. Allora... Sono le 7, ci facciamo anche l'installazione in Windows con loro. Pensa, che bello! A loro piace l'installazione in Windows. Quanti siamo ancora? 90. Siamo pochi. Siamo pochi, ragazzi. Io mi sono ricordo pure là, che ho detto a 200 prendevo E questa è una 1080 versione Plus. La versione Plus, adesso questa ve la spiego, sono serio. Su cosa si differenzia dalla versione non Plus, quella che c'era in commercio fino a poco fa o ancora si trova in commercio? Quando vedete questa scritta, vedere come Gaming X Plus, il Plus sta per una differenza sostanziale della frequenza della memoria, che non è poca. Le memorie della linea Plus, di questa 1080 qui Plus, sono ben di 1000 MHz più alte. Sì, ma non la sta a far vedere, sta a fare tipo me con l'iPhone X, io capisco che non si può No, vedere. Vabbè, perché questa va alla fine, sai, è una 1070, la spaccia una 1080. La 1080 questa qui, completa di backplate, la differenza con questa scritta Plus che la 1080 non Plus non ha, naturalmente, no, ma non mi sembra, non c'è manco scritto a gaming qua, non c'è proprio scritto questo, è tutta nera con scritto MSI. No, è vero. Le frequenze di quella base si dovrebbero attestare circa intorno ai 10.100 MHz, e invece di questa qui siamo ben intorno agli 11.000 MHz. Ma che senti? Vai a vedere. Vai a vedere. Ma vada a vedere. Vai a vedere. Così in caso io lo puoi... Allora, vedi, scrivi. Allora, quella normale, la frequenza delle memorie di Glock è di Gaming X Plus, ecco qua. Allora, questa normale ci abbiamo specifiche. Che palpe, sto di blocca. Ma allora, specifiche. Fabio, mi ha pensato del concept state di Corsair presentato al Computex. Ancora non l'ho visto. Gaming mode, OC mode, vai. Quindi arriva questa 1847 e 1708. Quest'altra. Quanto hai detto, scusa? No, tu hai visto il clock, tu devi vedere le frequenze della memoria. Ah, qua il clock, va bene. Il clock è uguale. Non è stas.
devi cercare comparativas. Le 1070, quando le provate sarei interessato. Le TI le dovremmo provare prossima settimana, che ci arrivano intorno tra lunedì e martedì. Ho visto un video di Linus che faceva il delete, ma non era minimamente professionale come voi, cioè è andato sotto tipo con una spatola. Quello è il metodo artigianal, diciamo. Ci ho visto gente fa col processore su una morsa e col martello con lo scalpello, insomma. Sono diversi di metodi, però non possiamo dire che non è professionale, non quel metodo in particolare, ma Linus in generale, insomma, fa belle cose. Allora, vai con l'aggancio della 1080, quando la inserite facciamo fare questo spintino, no? Tic, che si questo aggancia. Spintino. Questo spintino. Hai fatto trick e ballack versus... Non riesco a trovare perché sul sito qua non c'è. No, devi cercare online, scrivi 1080 Kinetics. No, di una c'è, guarda, Memory Clock Speed. Quanto ti dà? 11.110. Questa di qual è? Di che versione? La Plus. La Plus, ok. 11.110, io ho detto 11.000. E quell'altra, ma adesso ve lo dice. Mo' ve lo dico. È perché è sul sito internazionale, cioè anche su quello italiano. Bene. Allora, è buono il CX600? Beh, sì, ha diventato uno di fascia media. Le frequenze di clock sono più alte. Esatto. Devi sta buono. Buono. Ecco qua, memory clock. C'ha ragione, 10.108 contro 11.100, ci sono 1.000 in più. Mego. Le frequenze invece di clock? 1847, 1847. Non mi ricordavo che erano uguali, cambiava soltanto la frequenza delle memorie, che è più alta, non di poco, poi no, no. 1000 in più. E comunque sia, ci sta, col prezzo che fa questa qui non è tanto più alta. Tu c'hai questa o no? Quale? Io no, personalmente non ho la versione non plus, e lo so, l'ho presa prima. Pensare che io sono andato 80 ancora. Buonasera, tutto bene, grazie il Manu, buonasera, la 3 GB non è buona manco per farci il caffè, lascialo stare. No, beh dai ragazzi, se uno c'è una 3 giga ci gioca, poi è normale che c'è sempre... Sì, sul monitor in 4 terzi. Ma sì, bravo, sponsor. E quelli sono quelli tipo, gioca scelse con il monitor in 4 terzi, va bene. Allora ragazzi, io vi posso dire, il PC montato, questo è il risultato finale dell'assemblaggio in questo momento, e possiamo andare a vedere il retro, che praticamente è un case wifi. Wi-Fi e andiamo così. No, santo, mentre guidi, no, sennò ti schianti dopo il macello. Rimettiamo paratia e filtro antiparticolato di serie qui, perché questo ce l'ha bellissimo, perché è calamity engine. E andiamo a mettere anche la parte frontale, questa ma qui. Non stai a fare niente di più, niente di meno, del dovere tuo, perché sennò sembra che... No, sto dicendo che andiamo a rimettere prima di poi... C'è problemi a innestarlo. Ecco, l'innesto! E io c'ho innesto rapido. Ok, adesso io darò il mio tocco, dammi gli adesivi. Gli adesivi sono questi. Allora, Fabio, sono andato a vedere sul sito, ma non c'è il 780T, e se vede che l'ho tolto perché non ci arriva da tipo un paio di mesi. Però se vuoi scrivici che ti faccio sapere il prezzo. Bravo. Riusciamo a prendertelo in un giorno, massimo due. Lorenzo. Il magnifico. Vai con l'adesivo nostro. Ma se vi porto Ryzen, lo smontiamo e facciamo il fake video dell'assemblaggio. Come la vedete? Vai Trixta, ce lo riporta, vai, va bene, tu. Facciamo un fake video, però certo, se devi mettere tutte le scatole dobbiamo rincattare perfetto, se no non si può fare. Allora, vediamo un po', Windows 10, Windows... Sì, il Manu, secondo me da marzo un po', diciamo che da gennaio ricominciano progressivamente a calare, ma il calo grosso ce l'avrai a marzo. Consigli su un buon dissipatore a liquido, Tobi? Beh, potresti prendere l'Antec, che comunque sia costa poco e funziona bene, questo è quello che vi posso dire io, dipende quanto volete smontare. Volete smontare, perde. Che stai a dire? Anticipare. Parola a caso, come butta in mezzo. mannaggia. Sei mezzo. Useless. Yes. Allora vai, spara sto coso. Perché è rimasto il buco sopra? Dove? Questo qui? Questa è la fessura per far entrare l'aria. L'abbiamo fatto noi questo. C'è anche sotto. Guardate che belli adesivi che ha messo il buon Fabio. Dritti soprattutto. Questo qui è grazie al cavolo, una linea. Ci piace. E questo qui lo mettiamo solo per PC powered by MSI, lo possiamo mettere solo manca noi adesivo d'Intel. Quello d'Intel dentro la scatola della mainboard, qualcuno l'ha rubato. Attenzione, si accende mucchio selvaggio, parte tutto. Vedete il frontale, eccolo qua,
ecco. Che è proprio marzo, ma ecco. È una previsione che è stata fatta, non l'ho fatta io, avevo letto a riguardo. L'inglese di Stefano is back, Conscious Late. Grande. Cercate su bene un distributore che si chiama CPU Cooler Link. Marcello, adesso lo cerco. Porca miseria, lo cerco. Allora, siamo a video, CPU Cooler Link, con la Q. Ma che è? Amazon. Mi esce come primo. Tu vuoi proprio su eBay, lo devo cercare. eBay. Andiamo subito sull'installazione del sistema operativo. Vai proprio vedere che esce. Adesso, in questo momento. Intanto facciamo una zoomatina all'interno di questo case. Ma che cos'è? Processor Looper. Ma che? Ma ci alimenti 486. No, ma non c'è, ma su eBay. Ma che stai a di? Mamma mia, Marcello, perché mi fai perdere tempo? Zero risultati trovati. Guarda, adesso te lo incollo pure. Zero risultati trovati. Truppo. Capisco, ma penso avete fatto la bandiera americana. Non ho mai visto quel dissipatore. E non guardi mai i nostri video perché lo montiamo lento sempre. Ma se io vado con la GoPro dentro una ventola, che riesci a catturare? Rompi l'uno o l'altro, perché devi provare? Ok, vabbè, ho fatto vedere una zoomata. Me l'hai già detto all'inizio, ci dovrebbero arrivare intorno al tra il 10 e il 15 di questo mese. Però calcola che quelli quando arrivano è un attimo, cioè li vedi su 10 minuti, poi pepem, spariscono. Intanto Francesco Polli Napolino Apollinare e Stefano Cucciari sono diventati due grandi amici nel frattempo tramite chat. Sì. Adesso vai a leggere su Facebook. Sì, costa più di 1000 euro. Ma non mi esce, Marcello. C'è gente che dice kit a liquido, aglio durano poco, ancora a casa 20, un paio del 2002. Cioè, dipende, durano poco. Il problema è che quelli un po' più scadenti, perché ultimamente ne sono usciti alcuni troppo bassi come prezzo. Secondo me, quelli lì devi un pochettino diffidare. Diffida dalle imitazioni. Perché alla fine, se a 40 euro te danno tutto, compreso la pompa, fatti le domande. Calcola che se compri a fedente a liquido solo una pompa buona ne costa 60-70. Come faccio con 40 a darti tutto? Esatto. Chi più spende meno spende, bravo, è il nostro slogan. Allora vai così, vai là, vai così, dovrebbe andare adesso su Windows la chiavetta, la ISO di Windows. Luca Donia, buonasera dal vostro fanboy MD, ciao Luca, ciao Luca, ciao carissimo, ciao. Allora 7:15 e stiamo già installando Windows, considerando che ho cominciato a mettere le mani su questo PC, erano le 7:30. Le sette e mezza, è nel futuro di allora, voi. Vuoi cambiare gamma? Ma sì, volete cibarvi l'installazione di Windows? Ma mentre chiacchieriamo, c'è del chiacchiericcio qui? Che c'è, niente il codice? No. No, non ce l'ho, adesso lo metterà lui dopo. Vai. Mettiamo il 10 Pro. Quando è uscito quella 1, il Master Livio, il Light 120 è fascia economica, non è male. Poi certo, se puoi spendere un po' di più vai sui Master Livio, se vuoi mantenerti su Cooler Master sicuramente. Ecco qua. Sì, i nuovi di Antec, è uscito i Mercury, tra l'altro uscirà a gennaio anche la linea RGB e ci sono da 120, 240 e 360. E il 360, occhio ai 360, perché molto presto, con tutti i case che stanno uscendo, il 360 sarà il nuovo 120. Sì, il 360 no, il 240, sì. Il 240 dipende dal posto a 120, il 360 sarà il nuovo 240. Sarà lo standard, non ce l'avrai almeno di 36 cm, non sei nessuno. Bravo, Rocco, levati. Bravo. Questo potremmo riprendere. Eh sì. Ma Alessia che fine ha fatta? No, scherzo, dai, mi piace MD. Ho una 480, ma ho problemi. Ma guarda il caso. Guarda un po'. Non l'avrei mai detto, Luca. Ma proprio mai. Avvicina quella gamba, mettila qua. Zoom manuale, zoomolo, come si dice. Eccoci qua. Ti consiglio di comprare l'unico sistema operativo disponibile su Amazon? No. Perché? Windows 10. Più che altro, occhio, Joy Game, dove lo compri? Perché c'è il problema. Te lo dico perché ce l'hanno portate. Allora, adesso facciamo questo breve discorso. Windows 10 costa circa 100 euro, il prezzo suo, diciamo, ufficiale rete da, diciamo, negozio che le vende, no?
quando trovate in giro le chiavi a 20-25 oppure su Amazon i venditori che ce l'hanno a 19-29, calcolate che quella chiave che voi comprate non è la vostra, cioè non è solo la vostra, loro quella chiave la danno ad altre persone. Quando voi poi andate ad inserire il codice come nella schermata di installazione di Windows, Windows si installa, ma quando poi si va ad attivare, nel più dei, diciamo, più delle volte non vi si attiva. Cioè è successo perché un sacco di gente a noi ci porta i pezzi da montare con le chiavi, poi noi dobbiamo stare lì a telefonare alla Microsoft per farci sbloccare il codice. Questo è male perché vuol dire che comunque sia la vostra chiave ce l'hanno più persone, quindi se ognuno poi la dà in giro vi bloccano la chiave, se poi ve la bloccano sono da male. Avete buttato quei soldi, magari costa meno di quanto, perché costa meno quanto quello acquistato in un negozio, però correte un rischio che se vi... Sappiate che non è che chi compra la chiave a 20 euro dovrebbe essere quantomeno consapevole che quella chiave non viene data solo a lui. Esatto. Tutto qua. A volte dovete telefonare e farvela attivare, a volte invece vi si attiva, però dopo un po' è come se la chiave in blacklist. E quindi venite, diciamo, automaticamente viene messa in blacklist e vi risulterà il sistema di non originale. Allora, come funziona, come va l'acquario Easy Fish? Ci chiedono. L'acquario Easy Fish è... non si può dire. Quella puntata che avete visto, ragazzi, è stata registrata, penso, a maggio? Sì, maggio. Sì. Sì, abbiamo appena finito di fare la serie domenica esce la Custom is Bet, no, quella dell'Egyptosh. Domenica appena... esce la seconda, che comunque è tipo di agosto. Sì. Siamo un po' indietro con quella, cioè in realtà non siamo indietro, siamo stati indietro. Adesso diciamo l'acquario è praticamente completo, cioè nel momento in cui vi sto parlando dobbiamo mettere i pesci, però siamo quasi arrivati. Stefano oggi ha provato i nitriti, i nitrati. Abbiamo dovuto aspettare per far uscire la prima puntata, però come al solito questo qua dice ma famo uscire la prima, poi recuperiamo e poi famo alla fine come quella dell'Hackintosh, che arriviamo a venerdì che non c'avevamo la puntata del sabato e rimanevamo in negozio fino alle 10. Siccome era una cosa di che lavoravamo con l'acqua, ho detto aspettiamo perché potrebbero esserci problemi, e infatti insomma qualche problemino c'è stato, quindi lo vedrete poi nei prossimi. La funzione sbadiglio, cioè a K-Racing senza H tutte le funzioni sbadiglio, nel senso che ti sdrai una volta che il coso ti addormi, credo. Beh, siamo tutte non lo so, quelle che abbiamo trattato noi sì, ma non ti so dire se ne esistono di non reclinabili. Siamo già arrivati alla scelta finale. Vedi, ho due giochi che stranamente mettono in palla il PC, la GPU fissata al 100, di botto le ventole, schermo nero. Guarda, ti dico una cosa Luca, mo non è per prenderti diciamo in giro, quello è un difetto tipico delle schede AMD, cioè la scheda AMD quando si rompe 9 su 10 ti si butta a schermo nero, mentre Nvidia o comunque sia altre schede ti danno, crashano, comunque ti fanno schermata blu, oppure ti dice crasha il driver e ti dice ha smesso di funzionare, quello comunque è sintomo che la scheda c'è qualcosa che non va. Le schede AMD non ho mai capito perché dalla 3870 in poi quando si rompono tu semplicemente stai a giocare, boom, schermo nero, ventole a stecca e premere. Quando è così è la scheda vince, esatto. Lo posso certificare al 99,9%, lo 01 me lo tengo perché non ho visto il PC. Cioè vale ancora la pena farsi una configurazione con X99? Dipende se ci lavori o ci fai editing o montaggio video, quel processore comunque riesce a raggiungere le stazioni maggiori. Dico, secondo me sì, ti dico perché, cioè io se dovessi farmi un PC oggi da gaming e dovessi farmi l'8700K, in realtà mi farei l'X99, non per altro, ma perché se poi pensi di aggiornarlo, è sempre stato così, ma non ti voglio dire che anche stavolta sia così. Questo socket qua, l'1151V2, ok, 8700K va bene, usciranno i 9700K, ok, poi cambieranno socket e te la prendi in quel posto. Con X99, poi immagino che tu dica X299, no? Sì, X99. Immagino che fosse quella la domanda. Sicuramente hai questi processori che ci sono adesso, un'altra generazione che uscirà e non è detto che tu non possa mettercene anche un'altra, quindi sono socket che diciamo rimangono più nel tempo rispetto a questi più mainstream, quindi se sei uno che aggiorna spesso e vuoi farci una cosa di fascia alta, io sì, ti consiglio X299, anche che gli 87K non si provano, penso che... Quanto può valere un G3258 mai overclockato con ancora il dissipatore? 40 euro se trovi qualcuno che ti dà, capito. Ma sei matto? Cioè noi abbiamo venduto uno con due anni di con un anno di garanzia in negozio scontrinato e tutto a 29 euro settimana scorsa, insomma, sono usato. La chat del video punta lì che sta girando direttamente dal passato. Veramente. No, perché? Stai in linea, sta. Ma che c'è scritto là?
No, perché quella che vedi sotto è quella di Twitch. No, quella lì sopra. No, no, è aggiornata. È giusta. Sì. Allora sì. Esce bene. La funzione sbadiglio sarebbe l'ondeggiamento dello schienale, come se fosse un dondolo. Ah, vabbè, l'oscillazione. Ma non si chiama, penso, funzione sbadiglio. Ma cioè, Alessia, se... dov'è finita? Alessia ormai latita e sta, si trova facilmente sulla chat Telegram. Di Telegram, però ha smesso di entrare qui su YouTube, da quello che abbiamo notato. X99 c'hai 65.000, poi c'hai 6.000, due quindi. Allora, vediamo subito sta cosa dei contatti, perché questa ISO... No, sul nostro sito non le trovi, perché le HA Racing noi le prendiamo, ma le prendiamo soltanto in determinati periodi, cioè quando magari riusciamo a prenderle ad un prezzo tale che ci consente di venderle a un prezzo uguale o inferiore a quello di Amazon. Non è un marchio che tendiamo a tenere in negozio, anche che purtroppo sono costose. Le sedie che si vendono principalmente al negozio sono quelle fino ai 200 euro, quindi fino ai 200 euro la scelta è un po' limitata. Ci capita comunque di trattarle, però in questo momento non ce l'abbiamo, ma se la vuoi te la ordiniamo, comunque con un paio di giorni ce l'hai. Poco fa è uscito un mio messaggio che avevo scritto 15 minuti fa, non lo so, cioè non... però credo sia stato un caso. Ragazzi, ho molto problema con la mia connessione, il Bing non è molto stabile, cosa consigliate di fare? Cambia connessione. Aspetta. Giochi col wifi, col powerline o col cavo, perché tu l'hai scontato, ma loro magari ci pingo 300 e poi c'è il wifi. Giusto, hai ragione. Poi la devi far finire, devi mettere i moduli wifi sui preventivi, perché l'altro giorno ritirano il PC, vanno a casa, fanno, senti come lo connetto a internet col cavo, ma non ce l'ho. E che faccio? Ce l'ho nel senso lo dici? Tanto lo usano tutti col wifi. Vabbè, allora comincerò a mettere wifi a profusione alla gente. Senza che lo chiedano. Così, a buffo. Senti, questo wifi... tipo ce l'hai messo? No, no. Mo vedrai che quando viene, senti, ma... Un modo l'ho allegato, la chiavetta USB wifi in omaggio, che te devo fare? Ma che serve? Aggiornamenti le 15. Abbiamo fatto una chiavetta super mega aggiornata con l'ultimo update. Update. Che è poi la seconda parte del primo creator update che era uscito. Sì, siamo ufficiali Microsoft Jovi Game. Miglior design di 1080 per il vostro design. Design la Lightning dell'MSI. Mi piace molto. Anche l'Amp Extreme della Zodiac è bella. Vabbè, la Gaming X è bella perché alla fine ci sta, perché è nera e rossa, però dovrebbero secondo me fare qualcosa con i LED migliore. La 1070 Ti monta il Twin Frozen 6, che è quello nuovo, che dicono che è RGB come questo, perché la scrittina qui MSI, il loghino qui del dragone, può cambiare colore con la gaming app di MSI. Però sono curioso di vedere com'è il Twin Frozen 6. Luca Donia, mi succede che se ad esempio a drive della GPU disinstalla, spengo e accendo il monitor, non viene riconosciuto il segnale video, tranne XRB. No, quello lo fa con parecchie schede video, perché in quel frangente se tu spengi e accendi il monitor è il monitor che deve ricevere l'input dalla scheda video. Se vai a farlo a PC acceso non è detto che ti si debba vedere. Però io ti dico che è rotta per il difetto che mi hai detto prima, non per questo. Senti, quando ci arriva il mercoledì 2.40? A quanto lo mette? Guarda, aspetta, vado a controllare live se è uscito su Instagram. Oh, così almeno possiamo dire che noi abbiamo il mercoledì 120, ma il 2.40 ancora non si è vista traccia, quindi... Aspettiamo. Buonasera ragazzi, ciao Canne69, benvenuto. Scusa, disinstallato, ok, no. Ma purtroppo già una connessione buona, 100 mega, ma non capisco. Mica il modem della Vodafone che fa schifo, può darsi, però non ho letto quello che hai scritto, dove ti connetti col cavo o col wifi. Solo mi rifiuto di comprare online, aspetto che la prenda Don Fabio, bravissimo Trickster. Io ti parlo, la 1070 Ti in overclock spinge come la 1080 anche le più. Sì, abbiamo visto, è AZ Power, poi lo vedremo quando ci arriveranno a inizio prossima settimana. Lunedì, martedì ci arrivano le 1070, ma tanto l'avevo detto nel blog che probabilmente era per quel modo che uscivano tutte con la stessa frequenza di base. Poi, ma secondo voi, causa mining, i prezzi dei componenti continueranno a lievitare o ci sarà un limite prima o poi? Allora, secondo me questa cosa del mining si è già un po' livellata. Il discorso di RAM che continuano a salire non è dipeso da quello.
Le schede video ormai si sono stabilizzate come costi, anzi un minimo sono anche scese, ma di poco poco. Quindi dall'inizio del nuovo anno, quindi penso dopo gennaio, cominceranno anche a calare leggermente le RAM, spero. Così si vocifera questa cosa qua. Poi, ciao The Jovi Game, ci vediamo alla prossima. Fate riavvio agli aggiornamenti. Sì, lo so. Adesso riavviamo il sistema, intanto che ne installate un po'. Poi, comunque, secondo me dovete spingere col canale sponsorizzato, magari fate piccoli raduni. Ma il canale sì, piano piano sta crescendo, dovremmo cercare poi di... Niente, no, non abbiamo notizie sul Mercury, c'è solo il 120. Niente, ancora non si sa niente per il 240. A me hanno detto che gli RGB arrivano a gennaio. In teoria prima di questi dovrebbero arrivare il 360 e il 240 di quelli nuovi. Esatto. Non RGB. Esatto. Sta configurando aggiornamenti come se mi sei impalavuto il gimpoio. Vabbè, noi intanto continuiamo a leggere. Ok, si sono bloccati. No, questo è aggiornamento di prima. Quello da 120 è ottimo, ho letto recensioni positivissime. Sì, è vero, ma pure è bello che è carino. Però il 240 ancora stanno tardando l'uscita. Non sono usciti insieme. Non lo so perché. Ma il prezzo delle criptovalute aumenta e basta. Sì, vabbè, ma quello là, cioè quello è un mondo... Stefano in versione sbragged con la tua figura, esatto. Quello è un mondo a parte, quello delle criptovalute, salgono e scendono, poi ormai è una cosa in espansione, continuerà a salire. In negozio abbiamo la Fibra 100 Fastweb. Si sa qualcosa delle nuove schede video Nvidia? No, a parte la 1070 Ti non abbiamo notizie di nuove ultime uscite, insomma. Poi qua... Ok. Vediamo. Dal negozio si connettono la 56k. Esatto. Un'altra domanda, se non do fastidio. Beh, un po' di fastidio in realtà. Però vai, faccela, dai. Allora, qui abbiamo tanto fatto già il primo riavvio. E gli facciamo fare pure la seconda botta di aggiornamenti. È live update? Sì. Ma live update col share link, dai, sono un po' più smart, eh. Sta ancora installando un sacco più smart, live update, dai, su questo va consegnato. Secondo voi Pentium G4005 e GTX 670 possono andare per giocare direttamente a Rainbow Six? Ma tu stai male, Gam 69. Stai male. Perché? Stai male. 670, cazzarola, ma come fa? Tanto ormai è modella quelle restrizioni, quindi va. Ma bruciata così. Ma il 240, lo sai qual è la cosa? È che non so perché in Italia ancora non c'è, perché io in Germania da qualche parte l'ho visto. Questa cosa non mi sta bene. Mi sa che mi passo a prendere il monitor MSI. Bravo Stefano, l'altro ti preannuncio che per te ti facciamo un prezzo amico. Prezzo special only for you. Sostanzialmente a tutti, questo mi sa che il prossimo essere questo lo sarò io. Cosa? Dico, sono stato per tutti, ma sai che il prossimo è il secondo e sto io. Sarò io, mo c'è una scrivania di 140 centimetri. Ma c'è 144 Hz da 24. Però un po' più grandino. Ah, un po' più grandino. E mo c'è la scrivania più grande, mo me c'entra, fammi Senti chi parla. Io c'ho 27. C'è il modello grosso e doppio e c'è la scrivania che è la metà della mia. È un metro. 27 pollici. Ci devi sta dentro. Stacci. Che televisore c'avete? Stavo se voleva comprare il Philips, è l'ultimo, quello con l'Ambilight, quello perché lui c'ha le lucette, quelle con l'app, e le cose al cellulare. L'ho dissuaso da questa ma cosa. Ma come ha dissuaso? Mamma mia. Ho detto ora che verrà meno di 100 euro. Beh, mica male. Prezzo zoppo. Mi sa che mi passo a prendere... Prezzo? Sì, zoppo. Te lo azzoppo, Gucciardi, vai. Avevo scritto sopra la domanda. Aspetta, ma la so persa Luca, abbi pazienza. Quanto riguarda il bus, la potenza locale, la scheda madre, eccetera. Un'altra domanda, io ho una Mob H110M con il 564 e la 480, ma sei matto? H110 no. E poi tu c'hai scheda Intel con H110 chip da ufficio, con il 56004, tutto questo alimenta una scheda video AMD. Cioè capisci che hai fatto un po' una cozzaglia. Cambia almeno la scheda madre, fai il bravo, cioè quella scheda video nella migliore delle opzioni non la stai sfruttando come dovresti.
1050 di euro, andare a 144 Hz full HD. Eh sì, su che gioco? Su Minecraft, sì, sull'altro no. Ragazzi, vi consiglio Ninite per l'installazione dei programmi basilari, ma no, in realtà ce l'aveva prima, usavamo questi programmini che ti facevano uno startup tutti insieme, ma ormai ad oggi è molto più facile. Live Update, installi tre programmi e hai fatto, manco più serve antivirus o quant'altro, quindi... Vedi, però durante l'installazione di Windows c'è sempre un po' di mosceria o di mosciaggine. Vabbè, ma è normale, loro scrivono, a Natale voglio Fabio con la parrucca bianca, così. Se arriviamo a 5.000 iscritti per Natale, sì. Non ci arriveremo mai, quindi... Niente. Sono delle cose quelle impossibili. Sì, le cose impossibili. Però intanto le dico. No, mi sposo a maggio, Tobi, e faremo il video. Per forza. Stefano mi fa la testimone con la GoPro. Cosa assurda. In testa, immagini. Permetti di essere fedele? Io sto lì, la GoPro, sì, dica, mister. Ah, è il prete, bello, eh. Allora, io intanto ho fatto qua, ho scaricato, ma non mi ha scaricato. Beh Luca, purtroppo quando fai un sistema che non è bilanciato puoi andare incontro a questo tipo di problemi, quindi quello che c'è tu è sbilanciatissimo, quindi non voglio dire che cambiando la scheda madre risolvi, però quantomeno cambia. Però quantomeno cambia. Sì Stefano, perché eravamo partiti che Stefano assemblava con gli occhiali e poi ha assemblato senza occhiali, maledetto. Non ci si vede. Con occhiali sono troppo appannati. Cioè so davanti non è la lente quella lì, dici, sai quelle come si chiamano? Polarizzate. Non è poi una lente. Su Twitch farete anche gameplay? Sì, ci piacerebbe, il problema è che non stiamo riuscendo a trovare il tempo di farli. Non è tanto per farli. A noi ci piacerebbe fare tante cose. Non riusciamo neanche il tempo per organizzare la cosa, per sì Andrea, l'ho detto già da un bel po', in realtà io convivo da un sacco di anni, però mi sposo a maggio, attenzione, se fate il tavolo degli iscritti al canale mi faccio mezza, se volete venire organizziamo una tavolata extra degli iscritti. Surreale sta cosa, ragazzi. Surreale sì, tengono 3.000 al macello, Se fate allora i processori per l'X19 hanno una scheda grafica integrata? No. Non sono sicuro, mi sembra di no. X99 non ce l'aveva. X29 no. No, l'X99 non ce l'aveva, quindi non so come hanno messo l'X29. Mo te lo dico. È buono. Controlla un po', controlliamo al volo e ti diciamo, ragazzi, ho un problema con la GPU. Prima la ventola, dopo un anno subiva dei rallentamenti, poi addirittura si spegneva, successivamente ho provato a togliere la polvere, adesso non gira più perché ti sono rotti i cuscinetti, quindi purtroppo quando è così non c'è niente da fare, la ventola va sostituita, ci puoi mettere tutto l'olio che vuoi e togliere tutta la polvere che vuoi, ma ho detto non sbielled, come dice Stefano. Sbielled. Stefano, come ti chiami tu Steam? Iron Geco. Iron GEKO, GE Genova Empoli KO 38. Ok? Domanda rivolta a tutti: scaricato B250 e 574 della X550 ci gira FIFA 18. Ma mo mi sa che laggiamo perché sta scaricando. Ah, potrebbe essere. Stiamo a laggare? Non lo so se stiamo a laggare, vedi un po'. Pare di no. A fine serata mi bruciano gli occhi. Ma ti bruciavano o ti bruciano pure adesso? Beh, fa di gameplay sulla PlayStation 2, sarebbe figo, rispolverare la PlayStation 2, peccato che l'ho tipo buttata. Ma tu c'hai la Play 1, ce l'hai ancora? No. Non c'ho, Nintendo non ce l'ho più, PlayStation 1 non ce l'ho più, PlayStation 2 non ce l'ho. C'è la Play 1, non la PS1, c'è proprio la Play 1, cavolo. La grossa, con l'adesivo sopra, ti ricordi, per montarla tutta, bellissima. Sì, che prima andavano l'adesivo sulle console. Sì. Avete figli? No, santo, non ci abbiamo figli. Domande? Ok. Perfino Zen con la X550 ci ha messo una mob buona. Mi sento ridicolo. No, vabbè, infatti con questo fatto dei 3.000 iscritti, quando vedo canali che non si avvicinano neanche lontanamente al vostro, avere una marea di iscritti, immagino la vostra reazione. Aspetta, non ho capito. Infatti, con questo fatto dei 3.000 iscritti, quando vedo canali che non si avvicinano neanche lontanamente al vostro, avere una marea di iscritti... Aspetta, lui dice se sono canali peggiori di noi con più iscritti. Con molti più iscritti, sì, lo so. Perché i driver lo so, non... mica fa un po' il modesto, no? lo so, capito? Cioè, è per questo che hai 3.000 iscritti, perché non sei modesto e ti sta bene.
Guarda che pure te c'è 3.000 iscritti, eh. Sì, però io sono modesto. Te sono modesto. Non è vero che ci sono canali migliori di nostri, che stai dicendo? Cioè, io, ogni canale ha gli iscritti che si merita. Cioè, tu non sei modesto, non è vero che ci sono canali migliori dei nostri. Che tu sei no, non canale. È vero che ci sono canali migliori dei nostri con più iscritti di noi. Ah, vuol dire che si sono meritati, certo. Certo. Certo, certo. No, i driver non li scarichiamo prima perché tanto con il sistema operativo Windows 10, per fortuna la rete, almeno fino a queste schede madre, abbiamo constatato che le 0370 comunque il chip di rete, quindi la scheda LAN viene vista, e quindi facciamo prima scaricare i driver aggiornati. Sì, sì, Robby, te la faccio, te la faccio. Prima di vendertelo te la faccio. Ridiamo e scherziamo, ma dove è finito il sistema al limite con scritto 2000 iscritti? Allora, in realtà era quello per i 1000, che poi dovevamo usarlo per i 2000, però avevamo detto per i 3000 perché sembrava più un 3 o un 2, è vero. Però l'abbiamo smontato completamente, c'è rimasta solo la tavola, quella nera, con quella con la che abbiamo... Quella è a convenienza, quando arriviamo a 5000 li famo il 5. Sì, ci abbiamo applicato il carbonio, no? Quella lì, quella la tavola l'abbiamo tenuta, cioè, ci sta di là. E poi la risfrutteremo prima o poi forse per farci qualcos'altro. Anche Elytra ha pochi iscritti per la quantità di video che fa. La qualità. Lo so, ma tanti youtuber ci hanno. No, io per esempio seguo parecchio, a parte Toto Resine che ce n'ha pochi, pure Morden Tech che non è male, eppure lui ce n'ha 3000 e comunque fa video di qualità. Purtroppo non tutti quelli che fanno video di qualità sfondano. Noi siamo tra questi. Penso. Ci vuole tempo ragazzi. No, ci vuole che YouTube a un certo punto impazzisce, capisce che tu sei di talento e ti spinge i video. A quel punto. Modesto? Sì, però non è successo. Dai, non mi sta a fa. Tipo Blink a me personalmente non piace, voi siete meglio. Ma Blink c'ha il suo modo di fare i video, normalmente è considerare che ultimamente solo, se, ultimamente se è tanto definito, se è tanto rifinito, cioè l'ultimo tipo quello che è uscito oggi, raga, un bel video, ma quello anche solo per farlo ci vuole un sacco. Poi certo, lui lo fa direttamente, cioè lo fa ormai come mestiere, naturalmente ci può perdere pure una settimana per fare tutti quei test bench. Noi tante volte vorremmo fare le test bench. Ma la verità è che Blink è serio, noi siamo dei cazzoni. È vero, no, lui lo prende in maniera più professionale, dipende dal video che vuoi vedere. Domani questo è per aggiornare il video. Soltanto per dire che live update del MSI funziona male, eh? Sì, sì, certo. Così a buffo la butto là, eh? E quindi noi, poi noi, vabbè, durante le live scherziamo, ridiamo, noi ci prende a ridere perché alla fine è il bello della passione. Farlo troppo professionale, sì, è bello perché ti fa capire alcuni aspetti, noi magari tralasciamo piccole cose da dire, pure i minimi dettagli, però ci viene più facile farlo in maniera così simpatica, ci piace più a noi, ci trasforma in lavoro. Tu credi di essere simpatico, però non fai ridere nessuno. No, io non faccio, non devo far ridere, devo soltanto sentirmi. You need sulle settimo computer for LED setting. Ma gli ha detto big over clockiamo o no? Non mi ha chiesto niente. Tutti questi 87k non overclockati, siamo consegnati. Mamma mia. Mamma mia, niente, allora accontentiamoci con Elettra Lamborghini, non so chi sia. Oh, comunque siamo 86, oh, abbiamo comunque fatto... è lento avviarsi sto vicino. Dai, sono troppo, è troppo. Comunque abbiamo fatto 160 like oggi. Chi li ha aggiornati qua? Niente, voglio andare a vedere se il BIOS me l'ha aggiornato. BIOS update, che ho scaricato tutto apposta. Ma ti ha scaricato il firmware dei LED, basta. Sì, appunto. Visto. Mo voglio mettere la... vedi? LED profile, optional utility, installa todos il mondo. Questo così. Io necessito di quella CPU, scenderà di prezzo? No. Innanzitutto se necessiti adesso non la trovi, perché penso che quelle che trovi in giro costano più di 500 euro, perché chi ce l'ha se la vende a caro prezzo. Sono tutti video montati, sì, è vero, però devi capire pure una cosa, che noi alla fine siamo atipici perché ci capita di doverli montare di continuo, quindi abbiamo fatto un canale praticamente su questo, anzi abbiamo difficoltà di integrarci altro, cioè c'è gente che ci contesta e facciamo troppi assemblaggi, perché de base noi siamo nati con quelli. Oh, niente, vabbè, ha rifatto. Ok, uno per volta, un leddino per volta, mi sa giù. Sì, è vero, è bello, sì, è bello vedere anche la retroscena di un negozio. Sì, è quello che poi alla fine noi vi facciamo vedere. Quello che ci distingue sono proprio i live. Sì, Stefano, noi alla fine delle live ci vedete come siamo poi io e lui quando magari stiamo a camere spente, a volte magari siamo più seri, a volte nelle live comunque voi ci fate compagnia, quindi ci attiviamo di più.
però poi quando noi ci divertiamo a montare i PC e di sì, fatto io sono un favore di dietro, cioè alla fine vedo sempre tanta gente essere un grado al canale, siete voi alla fine che fate il canale, quindi voi parlandone con gli amici, spammandolo in giro, mettendo video su Facebook, siete voi che aiutate il canale a far che aiutate a far crescere il canale, quindi chi ci segue sempre e gli piace come andiamo è ci dia una mano, spammate, ci dia una mano, ci dia una mano, dacci una mano, spamma i video, spammate sti video, forza. Allora, Command Center lo mettiamo e la gaming app. Voglio vedere se... questo che si chiama. Il 960 euro si scalda parecchio, l'ho preso pure io e mi deve arrivare. No, in realtà... non... se metti il dito? Ma io a casa ce l'ho senza dissipatore. Ce l'hai scappellato? Non c'ho io lo shield perché c'ho 0-170. Hold. Spammate che i ragazzi meritano, forza ragazzi, spammate, per chiunque spamma gli mandiamo una foto di Fabio con la parrucca. Pure io a 5 euro lì, pure io a 5 euro lì, tutto a posto. Go watch my videos, che? No, questo è spam. Making free intro, okay, questo parla come te, è un botto. Eh sì, questo è un botto, ve lo posso fare pure io allora, Go watch my video, best friend. Sì, se tu ce vai su... se tu vai sui live altrui e lo fai, io questo è un botto. Questo è un botto, banale. No, sono io, davvero. Comunque, divinamente, vedo che gli iscritti... Sì, la cosa sai che c'è, noi ho notato, rispetto a tanti altri youtuber, siamo costanti, cioè noi facciamo 10 iscritti al giorno di media, ma abbiamo questa media tipo da gennaio, cioè ovviamente è costante, non aumenta e non diminuisce, poi diventa 9, 11, 12, 10, tutti gli altri youtuber fanno 10, 42, 76, 4, meno 2, 76, 462, 2, cioè fanno tutti così, noi invece è elettroencefalogramma piano. Sì, noi tutti quelli che prendiamo sono fidelizzati, perché più o meno con tutti abbiamo interagito almeno più o meno, cioè pure chi ci segue magari non gli piace vedere le live o non gli piace scrivere o stare lì davanti allo schermo, magari la mette di sottofondo e basta, qualcuno non ci abbiamo mai parlato. Però noi fidelizziamo di più rispetto a quelli che, tra virgolette, poi accalappiano iscritti tanto per avere il numero, no? Quindi... Go watch Cornettos with Pasta Siliconicas. Questo è quello che dovrei dire io se entro in un canale. Entrassi. Se entro. Presenta adesso. Dovrei entro. Se entrassi. No, entro. Sto entrando. Se entrati, entro. Mo comincio a mettere. Prossimo obiettivo, comincio a mettere corso di dizione per stare. Licenza poetica, di quello che ti pare. Tu quando dico qualcosa, ma se dici entratti, entrattimento, allora di licenza poetica. Allora, questo qua l'abbiamo installato a posto. Bene, che devo mettere poi qua? Forza. Dai. Sì, è vero, Tobi, mi ricordo. Tobi c'è dall'inizio. Ah, ohia. Io lo sto facendo, serve aiuto da Roma, da Matera, tutto il nostro serve aiuto da Roma, da Matera, tutto il nostro appoggio. Il problema è che a Matera non sai quanti abitanti c'ha Matera. 4, non so. Sì, tipo, non so. Dai, vediamo se indovini. Matera quanti abitanti ha? Matera c'era. Matera fa provincia. Matera. Fa provincia, fa la provincia. Ma no, domanda a te, fa provincia? Fa provincia, 40.000 cerco abitanti. Cerco su IPE. Fa 40.000 abitanti. Matera? Vai. Sono meno, fa 35. No, siete troppo vicino, sì. 35, 60.370, becca! Io ho detto 40, però più vicino. 63.70 sì. Ce n'ha più di Riede e più di Latina. Ah, l'ho Latina, Matera. Capito? Che invece sputi sopra a Matera, 60.000 in Basilicata. Hai capito? Guarda che bella, sta pure tutta arroccata. Qui c'è passa in giro in moto, con la moto che non c'hai qua. Sì, i soldi, andiamo con Google Maps, bravo. Metti più e te fai in giretto dalle vie. Allora qua 70.000, perfetto, io vi seguo da 600 168 iscritti. Raga, se spammate a 200 vado a comprare uova, cioè avete altri circa 6 minuti perché poi a 50 non ci vado più. Dai. Sono i colori delle RAM che li lasciamo così che si fanno tutti i colori. Ok, io penso che puoi tornare alla gamma che si inquadra 70.000, vedi Gianfranco se le spara di 10.000 in più se le aggiunge. Gente grossa, gente. Allora, Guidonia ce n'ha di più, senti lo sfottò, parte lo sfottò. Guidonia ce n'era, dai su. Guidonia? Ma Guidonia non fa manco il comune. Un quartiere, fa comune Guidonia, no? Sì. Sì, c'è comune Guidonia. Guidonia Monteceto, sì. Quanti ce n'ha Guidonia? Guidonia ce n'ha 30.000, 40.000. Ma che 30.000, come fai? Guidonia è un quartiere. È un comune, non è una provincia, te lo dico io, ce n'era 5.000. Perché inglomerano Montecelio o coso? Vai. Ma è non più è grossa provincia. Di quello che sembra, vai. 5.000 io dico. Vai.
Porca madosca, 90.000 pizze. Cioè, è vero, gliela più Guidone. Ma perché inglomera più cose. Che cioè, figura. Ma Guido... che inglomera? Semplicemente Guidone e Montecelio, comune italiano di 89.000 città metropolitana della località, ci sono 22 km. È il terzo comune più popoloso del Lazio dopo Roma e Latina. Ce n'ha più dei Rieti. Ce n'ha più de Terni. Ce n'ha più de Macherata. Ce n'ha più de Frosinone. Scusa, chi era quella cazzo di Guidone? È il secondo del Lazio. È il secondo dopo Roma e Latina. Quindi vuol dire che tutti gli altri stanno dietro. Viterbo, cioè Viterbo sta sotto a Guidonia. Per forza, 89.000 Viterbo. Vediamo. Ma me in Switch a cambio. Io sono De Guidonia, momento 67.000 Viterbo. Arco Frosinone, momento 46.000, se niente Guidonia vince. Mo mi sorge una domanda. È il secondo su tutta Italia. Perché Guidonia non fa provincia? Perché non può, perché non può? Perché Roma attacca tutto mondi. Sta troppo vicina. Sta troppo vicina, sì, che fai? Provincia. Milano e Bergamo stanno una dentro l'altra. Non puoi fare provincia, come fai a fare provincia? Tu dici provincia di Palatino. Tipo, cioè, tipo Viterbo. Scusa, Milano e Bergamo stanno appiccicate. Sì, ma Milano è. Vale niente. Bergamo tanto meno. Dice, vabbè, raga, famo così che due sono meglio di una. Cioè, che si fa? E si passa alla geografia, significa che siamo alla frutta. Esatto! No, vabbè, il PC, ragazzi, come vedete siamo sul desktop, è installato, finito aggiornamenti messi. Questo qua sostanzialmente domani il cliente se Stefano lo vedrà. Stefano Cucciardi, quasi il doppio di Frosinone, spostate. Spostate, apri BMW, Guidonia. Apri a Guidonia, Guidonia a Montecelio, che poi ci sono lì, se sta pure bene. Non fa, vedi, non fa provincia perché è troppo vicino a Roma. Senti, cambia gamba, metti una gamba che inquadra noi e se ne andiamo, saluti finali, baci e abbracci. Guarda qui, c'è l'inquadratura con il LED psichedelico. Sta cosa di Guidonia mi ha devastato. Eh no? Potevi liberare... No. Vabbè, è mossa, non ha detto niente. Perché non ha detto niente? Trattiamolo veramente per la visione. È nascosto da Francesco. Francesco, vale. Monza, la provincia sta a 10 minuti da Milano. Sì, ma Milano non è Roma, ragazzi. Roma è Roma, come si dice, con R molto grande. Milano c'è più abitanti. Ma a Milano c'è l'estramunitaria Roma. Ma che c'è? Perché qua non c'è stanno. Sì, ma lascia fare. Sta sulla politica, lasciamo perdere. No, ma lascia. Roma è Roma, c'è un'importanza che pure per Milano è diventata finanza, moda e. Basta che guardi caffè 6 euro. Che capisci tutto. Sì, ho capito, però Roma è Roma, la cosa storica purtroppo, la capitale dell'Italia è Roma. Quindi se tu fai rivedere, io sono De Guidonia e ho 60-90.000 abitanti, poi io fa, però non vuoi fare, sta zitto, basta, nel contento, stai lì, caso vuoi. In milanese te lo dico, poi. In milanese lavora. Basta, stai lì. In romano no, quindi, capito? Allora ragazzi, noi ce l'andiamo, lo testare su Intel Extreme, ma no. No, nel senso che comunque abbiamo testato già l'8007 con un Antec H1200. Sì, mo il test preconsegna glielo facciamo, lasciamo fatta sì, notte, vabbè, domani no, mattina ci vediamo domani. Esatto, ma adesso chiudiamo, sono le 8:10, quindi ce l'andiamo. Io lo testerei con Friesel, beh certo, quello lo stressi parecchio. Allora ragazzi, dai, a parte questo, Mandi, grande Mandi che va a dire gol quello, grandissimo. Noi ce l'andiamo. Grazie per averci seguito anche in questa puntata. Grazie per non essere arrivati a 200 like, quindi ho evitato di andare a comprare uova. Esatto. Grazie. E ci troviamo venerdì prossimo con la prossima live, durante poi il corso della settimana, domenica esce la seconda puntata del il Riff, o comunque come è stato rinominato da voi, Easy Fish, che era bellissimo nome, a saperlo prima lo applicavamo. E ci troviamo nei prossimi video, quindi venerdì prossimo in live. Dai ragazzi, continuate a seguirci come al solito, spammate, per chi si vede il video dopo, like, descrizione, sul nostro sito le offerte, stiamo mettendo le offerte per Cyber Monday, Black Friday, Friday Finance. Se ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao ragazzi!